in maniera collaborativa, abbiamo anche la possibilità di avere un rapporto con ANAC che possa essere utile ai nostri principi di trasparenza, di pubblicità e anche di rotazione nell'ambito degli appalti o degli affidamenti pubblici dei servizi di ingegneria e architettura. Tema molto delicato, tra l'altro in discussione in questi giorni. Tra poco andrò via per una riunione della rete delle professioni tecniche, era stabilita da tempo, ma oggi sarà un po' più accesa del solito per discutere quelli che sono alcuni emendamenti o alcune regole proposte all'interno della legge finanziaria che ci riguardano purtroppo o per fortuna profondamente, alcuni in senso positivo e quindi per fortuna, qualcuno in senso negativo e da qui il purtroppo. Gli aspetti positivi, alcune regole che riguardano la fiscalità, i minimi forfettari che saranno probabilmente alzati, la flat tax che per certi aspetti può essere un aiuto ai professionisti, il tema della fatturazione elettronica che può essere visto in termini positivi o negativi, ma comunque a mio avviso una volta superato il gap organizzativo alla fine è un sistema che in fondo dovrebbe garantire puntualità nei pagamenti, questo unito a una serie di norme di garanzia che abbiamo chiesto e probabilmente verranno inserite. Gli aspetti negativi riguardano in particolare questa idea, dico, strampalata della centrale unica di progettazione delle opere pubbliche, norma che appare veramente folle in un paese dove sappiamo ci sono esempi drammatici e anche pericolosi nel passato di idee del genere finite molto male, tipo di Talstat che qualcuno un po' più anziano si ricorderà, insomma questa centrale Ecco, fai di rosso questa lì? progettazione finite con arresti Aspetta. generalizzati dei propri vertici, insomma, ma al di là degli aspetti penali che pure possono sottendere queste organizzazioni, la preoccupazione è la solita, pensare di centralizzare migliaia e migliaia di interventi in questo paese, pensare che una struttura a Roma, ma anche distribuita perifericamente, possa essere efficiente nel redigere progettazioni che poi vanno calate sul territorio con le esigenze dei cittadini di quel territorio, con l'orografia, le caratteristiche sociali e economiche di quel territorio, non è un'operazione che si può svolgere in maniera verticistica. All'inizio l'abbiamo anche un po' sottovalutata, sembrava troppo folle perché passasse, poi ci siamo accorti, verificando un po' tutta la documentazione, che l'idea viene da lontano e tende a giustificare un principio che riguarda proprio la crescita di questo paese, il famoso PIL che dovrebbe aumentare e quindi portare il deficit a quel famoso 2,4. La logica è che questo paese è inefficiente nella realizzazione di opere pubbliche, nella capacità di spesa, da qui derivano le difficoltà e anche la crescita molto bassa, e allora che cosa andiamo a inventarci e soprattutto a venderci in maniera, come dire, un po' eccessiva all'Unione Europea? Lo Stato, che è notoriamente efficiente in questo paese, centralizza la realizzazione delle opere pubbliche, quindi anche la fase di progettazione, dopodiché in questo paese tutto camminerà rapidamente, le opere pubbliche si faranno con straordinaria capacità ed efficienza. Ovviamente noi che siamo italiani e conosciamo il nostro paese abbastanza bene, sappiamo che è una bufala colossale e non so se a Bruxelles se la crederanno, insomma, io penso di no e comunque noi faremo in modo che non ce la, che questo si eviti, però da italiani, come dire, cercando di trovare una soluzione media, il piano B e la soppressione di questo articolo, inutile che ve lo sto a dire, sarà proposto da parecchie decine di parlamentari. Il piano B è cambiare la parola progettazione in programmazione, sarà la centrale di programmazione, dovrebbe essere quel modo di trovare un punto di equilibrio tra la necessità di contare, convincere l'Unione Europea, so, di contare una flotta, ma non è così assolutamente, non mi permetterei mai di utilizzare questi
temi da rappresentante anch'io delle istituzioni, ma insomma di convincere l'Unione Europea che il problema è la programmazione. Fatta una bella programmazione a livello nazionale, poi gli enti locali potranno essere più efficienti, cosa che non è del tutto impropria perché Italia Sicura, la struttura di missione sul dissesto idrogeologico, aveva un po' avviato questo percorso di una programmazione e utilizzo di risorse a livello nazionale, distribuendo questi fondi sulla base di una programmazione ampia e che teneva conto, tiene conto delle priorità secondo un sistema di valutazione automatico. Se andate sul sito di Italia Sicura, non so se ci sia ancora, perché poi Italia Sicura, che bene o male funzionava, l'hanno trasferita al Ministero dell'Ambiente, e pare che se ne siano perse le tracce i colleghi, anche ingegneri che stavano e che gestivano questo organismo. Nemmeno loro sanno che fine abbia fatto, quindi immaginate se posso saperlo io, però è un sistema che bene o male funzionava. Allora, concludendo, devo dire che mi fa molto piacere della partecipazione a questo convegno, che l'idea del Consiglio nazionale di fare seminari in questo modo, che prevede una partecipazione qui a Roma per chi vuole e può farlo, ma con l'estensione tramite streaming a tutti gli ordini che la vogliono a livello nazionale, ha funzionato già da questa sala in maniera molto cospicua nell'anno passato, in quest'anno, l'anno prossimo intensificheremo questo. Abbiamo pensato che questo sia un modo importante di contribuire alla crescita, se volete, all'informazione presso gli ordini provinciali, che potranno trasmetterla ai colleghi su temi come questo, ma anche altri, dal codice appalti ai temi fiscali e così via. Abbiamo per questo locato un'ulteriore sala riunioni al piano terra, un po' più ampia di questo, sono circa 100 posti, che servirà anche a poter consentire una partecipazione più ampia e anche a utilizzare a volte in maniera contemporanea questa sede, che sta diventando veramente un punto di incontro con tutte le sale riunioni quotidianamente e continuamente e occupate, spesso non c'è nemmeno spazio per fare altre cose, per esempio ci sei sette state riunioni contemporaneamente utilizzabili. Ecco, questo è un servizio che stiamo dando, credo molto apprezzato. Quindi veramente grazie per la partecipazione e buon lavoro per questa iniziativa Aggiungi importante, qualcosa su ringraziando il tesoriere La Penna, responsabile per delega di questa attività. quello che penso, così lasci qualche aspetto, una luce positiva. Lei Dopo la comunque, centrale dopo la ha detto che ci sono aspetti positivi. Ci sono due o tre norme che stiamo cercando di inserire in finanziaria. Una è quella che muta un po' una legge regionale della Calabria, che prevedeva l'obbligo di consegna delle fatture quitanzate da parte dei professionisti, ultimamente alle richieste di CIE, CILA, permessi di costruire e quant'altro, e che è una competenza nazionale, non poteva essere delegata a livello locale. L'ecocompenso anch'esso sta in una norma che deriva dall'inserimento all'interno della relazione di accompagnamento al documento finanziario per il 2020 dello Stato, il famoso DEF, a pagina 92, andatela a trovare. Per garantire la concorrenza o per migliorare la concorrenza è previsto e necessario l'ampliamento dell'ecocompenso. Chissà quale manina la farà mettere questa norma, ma insomma, qualunque essa sia, forse può essere anche la nostra, insomma, è benedetta, perché l'ampliamento dell'ecocompenso è un principio importante. E quindi c'è un emendamento che abbiamo proposto, che speriamo veda la luce, sulla possibilità, o meglio, sull'estensione dell'ecocompenso anche ai committenti privati, diciamo alle imprese di piccole dimensioni. E questo chiude il cerchio, anzi, la norma poi prevede un'aggiunta che riguarda la modifica dell'aggiornamento del DM 140, che riguarda proprio i compensi, che è un punto importante perché l'ecocompenso, come sapete, l'ho detto in tante occasioni, è molto più di avere una tariffa obbligatoria, perché la tariffa obbligatoria, se le parti si mettono d'accordo per derogarla, quella deroga diventa effettiva e nessun giudice ve la farà, come dire, vi farà derogare. L'ecocompenso dice una cosa in più, che a prescindere da quanto, a parte le clausole vessatorie sui tempi di pagamento, sugli interessi e così via, che sono automaticamente
automaticamente eliminate o rese nulle dal giudice, che però ne conserva del contratto gli altri aspetti, quindi l'incarico, i compensi e così via. Il compenso stesso invece può essere eccepito ove ritenuto da professionista vessatorio anche successivamente allo svolgimento della prestazione, rivolgendosi a un giudice, il quale in questi casi è tenuto a prendere come riferimento una tariffa vera e propria. Quando dico appunto che alla fine è molto più utile perché ci consente di vederci riconosciuti i compensi in maniera conforme a dei criteri stabiliti e che noi conosciamo. Quindi per questo è molto più utile e più importante. Si tratta a questo punto di aggiornare il 140, che è il decreto sulle tariffe, che va ampliato anche per tener conto, ed è questa un'altra cosa che dobbiamo utilizzare in maniera intelligente, a tutta una serie di attività non coperte da riserve di legge, ma che consentono a chi svolge l'attività di ingegnere su temi non coperti, su attività non coperte a riserve di legge come gli informatici o alcune parti degli ingegneri industriali, eccetera, bene, questi, essendo iscritti all'ordine, possono avvalersi dell'equo compenso facendo riferimento a una tariffa che è la 100 e 140, diciamo aggiornato. Già ci sono gran parte delle attività informatiche, ma questo può essere ampliato. Chi non è professionista iscritto all'ordine, ma c'è un ingegnere informatico non iscritto all'albo, non potrà avvalersi della norma dell'equo compenso. Quindi questo almeno fino a quando le professioni ex legge 4/2013 non riusciranno ad avere le proprie tariffe, cosa abbastanza complicata, perché sappiamo noi com'è difficile convincere un ministero ad accettare delle tariffe, particolarmente il Ministero della Giustizia, e quindi è ben difficile che questo avvenga, e questo dà una rilevanza e una responsabilità forte a chi gestisce gli ordini regionali, provinciali e regionali anche per alcune professioni e nazionali, e dà modo poi agli iscritti di avere un vantaggio oggettivo. Quindi l'equo compenso in ogni caso già oggi è una norma importante che ha cambiato completamente l'atteggiamento della pubblica amministrazione nei confronti dei professionisti, quindi una battaglia vinta per tre quarti, manca l'ultimo quarto, l'ultimo miglio, lo andremo a costruire in questa occasione o in una successiva. Penso di Sì, essere anche molto troppo sulla dettagliato, compenso, perché me la comunque dovevo fare più breve. Adesso, come sempre, c'è qualcuno che si lamenta poi, ah, così, però è sei lasciati i un'informazione colleghi che con ho portato perché questo messaggio non è passato. Molti colleghi ancora dicono, ma noi vogliamo la tariffa e non hanno capito che siamo oltre la tariffa ed è inutile chiedere una cosa che peggio di quella norma che c'è attualmente. Se poi i colleghi non lo capiscono, non possiamo farci niente, non possiamo pretendere che capiscono tutto. Grazie. Grazie a lei, Presidente, grazie. No, no. Come Ah, preferisci? posso, Le posso? posso? Sì. Scusate, sono proprio le 11, devo Io mi ha vengo fatto rientrare immediatamente. sull'eco compenso. Ma tu che una luce nel Grazie, problema. arrivederci, grazie. Vabbè, io pure sarò. No, su questo, Ah, scusa. ok. No, non funziona. Infatti iniziare a pensare di Eh? Grecce. Le frecce non funzionano. E allora il mouse. Com'è che non funziona? Va bene, niente, dopo questa introduzione al Presidente volevo aggiungere due cose io prima di lasciarvi ai vostri lavori. Come vedete, nella legge di bilancio, ma nell'atteggiamento che il legislatore sta ponendo in essere in questo momento, viviamo una situazione abbastanza strana, con provvedimenti che vanno nella direzione da noi auspicata. L'introduzione e il miglioramento delle disposizioni del principio sull'equo compenso, che sono proprio nella legge di bilancio, e tramite quello che diceva il Presidente, con un emendamento approvato alla Camera e al Senato, riusciremo ad estendere alle piccole e medie imprese, alle microimprese, quindi ci resteranno solo le persone fisiche, le disposizioni sull'equo compenso. Questo significa, le disposizioni significa sostanzialmente una rintroduzione, anche se non lo diciamo in giro, dell'inderogabilità dei minimi di tariffa, perché
quindi al di là della tariffa, perché è nullo a ogni parte delle convenzioni o del preventivo patuito col committente, che sapete essere obbligatorio, che prevede un compenso non equo, ed è definito equo un compenso che è calcolato sulla base del DM100, dei decreti ministeriali emanati a seguito del decreto legge numero 1/2012, ma di questo parleremo diffusamente il giorno 13 dicembre con i responsabili delle commissioni bandi, pareri, lavori pubblici. C'è una riunione il giorno 13 in cui parleremo proprio del preventivo tipo che abbiamo finalmente sviluppato come Consiglio Nazionale Ingegneri, che tra poco troverete in rete su tuttingegneri.it, quindi sarà possibile per i nostri iscritti avere una bozza di preventivo tipo rispondente al dettato normativo, abbinato anche alla possibilità di calcolare il compenso professionale sulla base del DM140, dandogli poi la possibilità comunque di patuire con il committente eventuali maggiorazioni o riduzioni di questo compenso. Quindi con quest'altro software che mettiamo a disposizione gratuitamente completiamo tutti quei discorsi connessi a compensi e corrispettivi, che sono contenuti già nel software che è possibile scaricare dal nostro sito, che consente di determinare il corrispettivo da porre a base d'asta nel caso delle gare che hanno l'oggetto i servizi ingegneri e architetti. Qui quando incominciamo a parlare di queste cose potremmo parlare per ore di queste cose, e io credo di svolgere una funzione negativa e non positiva. Tornando all'applicazione della normativa in materia di trasparenza e anticorruzione, sapete che il nostro sistema che abbiamo presentato ad ANAC, lo diceva il Presidente, cioè siamo arrivati alla definizione del piano triennale per la prevenzione della corruzione, la trasparenza e l'integrità tramite un fatto apposta per gli ordini, per gli enti pubblici non economici, tramite un percorso che abbiamo fatto insieme all'autorità nazionale anticorruzione. Come sapete, visto che voi siete di fatto esperti di questo settore, perché svolgete questo ruolo all'interno dei vostri ordini territoriali, la normativa, su indicazione del Consiglio Nazionale degli Ingegneri in particolare, ma diciamo per tutti gli ordini, poi per tutti i consigli nazionali, prevede un doppio livello di prevenzione. Il Consiglio Nazionale in questa funzione, oltre a redigere il proprio piano triennale, che tiene conto delle specificità proprie della nostra struttura, del nostro Consiglio Nazionale, svolge anche una funzione di indirizzo e di coordinamento per gli ordini territoriali. Una delle cose che facciamo sono questi incontri che oramai periodicamente, nel numero di 3 o 4 all'anno, facciamo con la dottoressa Lai e la dottoressa Lancia, più le innumerevoli telefonate, quantità infinite di disturbo che producete alla dottoressa Lai, che poi mi chiama disperata ogni tanto. Che questa, la definizione di questa normativa, mi piace ricordarlo e fare un complimento alla dottoressa Lai, che ha visto veramente momenti di particolare difficoltà e anche sconforto, soprattutto nella dottoressa Lai, e in parte in me, che avevo convinto la dottoressa Lai con forza a svolgere questo ruolo, perché come sapete noi siamo stati sottoposti a procedure di infrazione. Figuratevi che cosa sarebbe successo se invece dell'Ordine di Torino, che bene o male era avanzatissimo nella definizione della normativa, e il Consiglio Nazionale, che aveva lavorato tantissimo su queste cose, fossero intervenuti a tappeto su tutti gli ordini. Probabilmente sarebbe stata una catastrofe in termini di immagine. E quindi, dicevo, queste cose nascono da un processo, da un contatto, da un rapporto che c'è stato con l'autorità nazionale di corruzione. E quindi in funzione proprio di l'ANAC ha riconosciuto, diceva il Presidente, le nostre strutture spesso sono caratterizzate da un dipendente,
spesso anche condiviso con altri soggetti e altri ordini territoriali, e quindi è stata accettata questa nostra impostazione. In virtù, sempre del doppio livello di prevenzione, il nostro responsabile nazionale, all'interno del proprio piano triennale, il doppio livello di prevenzione non è obbligatorio, è facoltativo, però con piacere possiamo dire che 90 ordini su 106 hanno aderito a questa nostra impostazione, quindi sul totale degli ordini abbiamo quasi l'85% degli ordini che seguono le impostazioni date dal Consiglio nazionale. E quindi nel piano, dicevo, la dottoressa Lai deve e ne tiene conto nel piano che viene inviato ad ANAC, aggiornato e inviato ad ANAC, deve sviluppare questo controllo a campione. Il controllo a campione aggiornato è consistito nell'individuazione a campione di 12 ordini territoriali, 4 dell'area nord, 4 dell'area centro e 4 dell'area sud. Quali sono stati, se funziona sta a fare, quali sono stati i temi trattati dal monitoraggio, il controllo che è stato fatto su 4 argomenti ritenuti sensibili, proprio perché l'ANAC continua la sua attività e lo strumento più semplice che adotta ANAC è quello di andare a verificare le sezioni amministrazione e trasparenza dei siti degli enti che sono sottoposti a questo tipo di adempimento. E quindi la prima cosa, il monitoraggio verifica l'esistenza della sezione amministrazione trasparente sul sito dell'ordine, la conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 33 e dalla delibera ANAC 1310, l'adozione della pubblicazione del regolamento sugli accessi. Noi abbiamo fatto circolari, abbiamo fatto incontri sulle nuove modalità di accesso, accesso agli atti, accesso civico generalizzato, e soprattutto anche la pubblicazione dei dati riguardanti gli enti controllati, ad esempio quelle che noi chiamiamo fondazioni, ma molto spesso si tratta di associazioni neanche riconosciute dei nostri ordini, sempre ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 33 del 2013. Mi pare che questa fu una delle cose che ci chiese ANAC quando fummo sottoposti a una verifica. Non so se era corretto dire procedura di infrazione. No, era una verifica. Poi l'abbiamo anticipata e quindi non è stata. Bisogna misurare sempre le parole, quindi riuscimmo poi, l'infrazione è brutta, però incominciò la procedura che avrebbe potuto portare ad una procedura di infrazione. Noi, l'Ordine di Torino, dimostrammo nei tempi previsti dalla norma di aver adeguato la parte della sezione trasparente del nostro sito e di aver fatto gli atti conseguenti, e quindi non arrivammo alla procedura di infrazione, però dovremmo andare ad ANAC. Allora, i risultati non sono proprio molto molto confortanti, perché per esempio nell'area nord la sezione amministrazione trasparente esiste su 3 dei 4 ordini, in una non risulta aggiornata. La conformità, abbiamo solo due palline, due faccine verdi. Il dottor Guido Razzano mi ha fatto questo PowerPoint, ha pigliato le faccine che si trovano proprio sul software che consente di verificare. Quindi ringrazio pure Razzani che collabora anche lui oramai. Quindi sono proprio le faccine che escono quando uno fa la verifica. Il regolamento sugli accessi, siamo messi malissimo. Eppure abbiamo indicato. I dati sugli enti controllati, uno solo è a posto, due sono parziali. Qui non dovrebbe essere estremamente complesso, perché la gran parte degli enti controllati, degli ordini, non hanno le caratteristiche di una fondazione e soprattutto non rispondono ai tre principi
dimensionali di, finanze, di controllo finanziario e l'altro è? Attività esercitata che obbliga all'applicazione di questa normativa, quindi non ci spieghiamo perché accada questo. In Italia centrale abbiamo un ordine, mi pare che sia privo proprio della sezione amministrazione trasparente, e questo insomma può creare problemi abbastanza seri. La conformità solo 2, gli accessi 3 e gli enti controllati ancora un ordine solo a posto, uno è completamente carente, uno è la sezione vuota, non coerente, altra sezione, anzi è riportato in altra sezione del sì. Qualche volta è successo pure che qualche ordine utilizzava parti della sezione amministrazione trasparente del Consiglio nazionale e metteva dentro il suo sito i dati. Al sud, vedete, siamo più bravi, 4 faccine verdi per l'amministrazione trasparente, purtroppo una sola sull'accesso dei dati, no, sulla conformità, una sola sull'accesso dei dati e 2 sugli enti controllati. E questo diagramma a torto sintetizza e rende anche visibile che dobbiamo ancora lavorare sulla presenza dell'amministrazione trasparente, siamo messi abbastanza bene, però insomma che il 17% non siano a posto, non ce l'abbiano, è abbastanza, non è proprio un'ottima cosa. La conformità è il problema abbastanza serio, il regolamento sull'accesso siamo messi malissimo e anche sulla pubblicazione degli enti controllati. Qua il problema non è solo un problema di eventuali sanzioni di carattere amministrativo. Il problema è del danno d'immagine che viene procurato alla categoria. Per questo l'invito che fa il Consiglio nazionale. Il danno d'immagine è notevole. Cioè, già non godiamo in termini di immagine, spesso la politica, vedete le battaglie che stiamo facendo, si giustifica tutto il contrario di tutto, la centrale di committente, la centrale di progettazione, dice non comporta costi, come se i costi dei servizi tecnici sul totale delle opere fossero delle cose non dovute. In quasi tutti i paesi europei la media del costo dei servizi tecnici nella realizzazione di un'opera è più del 20%, in Italia pensiamo di poter fare le opere di qualità col 2%, quindi questa è una follia. Quindi noi non godiamo di un'immagine, la stiamo o non godevamo, abbiamo tentato in questi anni di cercare di modificare questa immagine che si ha delle professioni, i nostri atteggiamenti sono stati sempre costruttivi anche nell'applicazione di questa normativa, qualche volta ci siamo scontrati anche con gli ordini territoriali che chiedevano invece con forza che fossimo esentati da questa normativa, abbiamo tentato, a differenza degli avvocati che col parere di Capodosti poi hanno prodotto l'effetto contrario, abbiamo sempre tentato di dimostrarci collaborativi e abbiamo fatto sempre la trasparenza un nostro punto di forza, anche quando contestiamo i bandi delle stazioni appaltanti perché riteniamo che non siano corretti. Quindi il danno d'immagine che ne potrebbe dire sarebbe notevolissimo. Io vi chiedo scusa, vi ringrazio e vi lascio a queste due che vi faranno. Grazie ingegnere. Quindi un ulteriore invito all'adeguamento. No, un ulteriore invito perché la dottoressa Lai è buona e non l'avrebbe detto. Io invece ve lo dico. Grazie ancora. Grazie a lei, arrivederci. Ok, mentre il dottor Razzano ci aiuta a sistemare le slide, io sarò breve, nel senso che volevo semplicemente ringraziarvi della presenza, a voi che siete qui e a coloro che ci seguono dai rispettivi ordini. L'ultima volta che ci siamo visti era a maggio e abbiamo fatto una ricognizione normativa. Fortunatamente nel frattempo non ci sono stati grossi
cambiamenti da parte dell'ANAC, c'è stato soltanto di recente, poi ve ne parlerà l'avvocato Lancia, il nuovo PNA in consultazione per il prossimo triennio, però sento ancora che c'è la necessità di vederci e di continuare a parlare di trasparenza e di anticorruzione perché ho visto un leggero calo di attenzione da parte degli ordini. Anche con gli inviti che sono arrivati in occasione di questo incontro, ho visto che ci sono state delle nuove nomine non ancora comunicate e quindi, appunto, come dicevo, invito ancora gli ordini a comunicare le nuove nomine, scusate, dei responsabili, a comunicare soprattutto all'ANAC con i moduli adeguati queste nomine e soprattutto di intervenire attivamente all'interno di questa attività. Infatti avete visto il report che vi ha presentato il tesoriere, l'ingegner Lapenna, non è stato, diciamo, non rispecchiava le nostre aspettative. Quindi appunto ci tenevo a parlare ancora oggi con l'avvocato Lancia di una serie di argomenti un po' più delicati, vedo che ancora ci sono a volte delle difficoltà per quanto riguarda gli accessi, mi arrivano a volte richieste di come gestire gli accessi, a volte le richieste di accessi fatte agli ordini arrivano per conoscenza anche al Consiglio nazionale perché non sono stati adeguatamente trattati, quindi noto una disattenzione, insomma una mancanza di impegno da parte degli ordini nel gestire queste richieste. A volte, forse in modo superficiale, si negano delle richieste che invece, magari se approfondite adeguatamente, richiedono. Fanno scadere i termini, che è un'altra delle situazioni che dobbiamo Sì. fronteggiare, perché la scadenza del termine poi tecnicamente ha un significato perché equivale a declinare un accesso, per cui insomma spesso rispetto al silenzio poi ci potrebbe essere un'impugnativa davanti Sì. all'organo Sì, perché poi da giurisdizionale. lì partono tutta una serie di procedure di cui magari all'inizio uno non tiene conto, lascia scadere i termini, invece già si passa nella fase successiva. Quindi niente, insomma, spero che questo incontro possa ulteriormente essere utile per gli ordini e ci sarà poi una seconda parte in cui cercheremo di approfondire delle richieste particolari, qualcuna già è arrivata, ne parleremo. E quindi lascio la parola all'avvocato Lancia. Mi raccomando ulteriormente, come ha detto prima il collega, le domande solo qui al microfono perché altrimenti non vengono ascoltate da chi ci segue dalle proprie sedi. Grazie. Buongiorno a tutti, grazie ancora una volta al Consiglio nazionale di ospitarmi e a voi di intervenire. L'incontro di oggi ha un format un po' particolare e prende sicuramente le mosse da questa necessità che ha riscontrato Barbara. In realtà noi siamo sul tema dell'anticorruzione e della trasparenza dal 2015, quindi oramai sono 3 anni abbondanti e Abbondanti. abbiamo notato un trend, un po' un divago su questa materia, perché all'inizio c'è stato una sorta di completo disinteresse da parte degli ordini, quasi come a dire una cosa di cui non mi voglio occupare, non mi tange. E questo proprio all'inizio del 2015, quando ancora l'anticorruzione non era una norma, ma era semplicemente un'indicazione, una delibera di ANAC. Successivamente poi a quella che è stata l'attività del CNI, ma anche, passatemi, a quella che è stata l'attività ispettiva di ANAC, c'è stata una grossissima attenzione da parte degli ordini che dunque hanno cominciato ad adeguarsi come meglio potevano, perché sappiamo che la nostra è un'attuazione in quanto compatibile, quindi con tutte le necessità di adeguamento del caso. Però invece quello che abbiamo notato con Barbara è che nel 2018 in particolare c'è una sorta di diminuzione dell'attenzione da parte degli ordini. Ma questo ci deriva necessariamente un po' dal monitoraggio che ha fatto Barbara sui vostri siti e che è anonimo, ci tengo a dirlo, non è stato detto, però il monitoraggio viene fatto in forma anonima, in forma casuale, estraendo. Quindi un po' di diminuzione di attenzione a partire dal 2018, ma soprattutto delle domande che ci sono pervenute da ordini alle quali noi ritenevamo di aver già fornito amplissima risposta. Non so se questo ha coinciso con i cambi che ci sono stati nei consigli e quindi forse ci siamo ritrovati ad avere proprio dei cambi nelle
persone nei responsabili di prevenzione, non c'è stato forse il giusto passaggio delle consegne. Quindi con Barbara abbiamo ritenuto di incontrarci nel mese di novembre, quindi con una tempistica abbastanza antecedente rispetto agli obblighi di trasparenza che sapete scattare dal 15 dicembre in poi, perché volevamo rifare il punto su taluni obblighi di trasparenza che, per quanto già masticati, ci sembrava che ancora necessitassero di attenzione, e poi, per quanto mi riguarda, per darvi qualche indicazione di quelle che sono delle cose più nuove. Sapete che a maggio è entrato in vigore la nuova normativa privacy, anzi più che entrata in vigore vi è stato il termine ultimo di adeguamento, e questa materia, in maniera diretta e indiretta, ma talvolta anche a gamba tesa, interviene sul tema della trasparenza, soprattutto sul tema degli accessi, perché voi sapete che gli accessi sono consentiti se ed in quanto non vi sia una violazione dell'interesse alla propria riservatezza. Quindi ho ritenuto di darvi qualche indicazione sullo stato dell'arte della trasparenza connessa alla nuova disciplina sui dati personali, lo stato dell'arte connessa agli accessi, perché signori, il tema più problematico che stiamo affrontando oramai dal maggio 2016 a questa parte è questa gestione del FOIA. È un tema problematico perché vi garantisco che è un tema che non ha certezza. Ancora oggi ci troviamo con pronunce del garante che vengono ribaltate dai TAR e pronunce dei TAR per le quali non c'è un accordo da parte del garante. Quindi il tema è delicato perché è veramente un gioco di fioretto e spesso il consiglio che do io in sede di consulenza è quello proprio di incontrare il richiedente per capire che cosa vuole nell'ambito ordine, ovviamente, perché poi il tema accesso è un tema già di suo difficile, ma è ancora più difficile quando lo andiamo a contestualizzare in un universo come il nostro, che è tendenzialmente associativo. L'ordine non è il comune. Il comune chiunque può chiedere, all'ordine tendenzialmente chiede l'iscritto. Quindi anche capire perché l'iscritto sta chiedendo diventa uno degli elementi per risolvere la tematica dell'accesso. Dopodiché vorrò fare un passaggio sul documento di programmazione strategica, cioè i famosi obiettivi strategici in materia di anticorruzione e trasparenza. Ecco, se vi devo dire la mia, e ovviamente non mi riferisco al report di controllo di Barbara, ma più che altro all'esperienza che ho maturato io andando per ordini, non vi è un'attenzione a questa documentazione di obiettivi strategici. Spesso noto che i consigli non si rendono proprio conto della necessità di darsi degli obiettivi, ma l'obiettivo non è soltanto in termini di trasparenza, l'obiettivo è in termini di attività che l'ordine vuole svolgere per l'anno che viene. Quindi vorrei richiamare la vostra attenzione sulla necessità di fare il punto sul che cosa l'ordine deve fare nel 2019 ed evidentemente questo qualcosa come interferisce e come può essere supportato dall'adeguamento di trasparenza di anticorruzione. E infine invece ho ritenuto di farvi una slide, anche qui partendo dalla mia esperienza, di quelle che sono le attività che non vengono poste in essere dai responsabili anticorruzione, cioè il monitoraggio. Io adesso farò un giro di tavolo per capire chi siamo, ma non sono pronta a scommettere che molti di voi non fanno il report di fine anno al Consiglio, cioè non fanno le verifiche di cui ha il piano di monitoraggio. Voi vi ricorderete che il piano triennale che il CNI ha fornito come linea guida ai propri ordini prevede una serie di allegati. Tra questi allegati ce n'è uno che si chiama piano di monitoraggio, dove noi diciamo qual è l'area che è responsabile anticorruzione deve verificare, qual è il tipo di controllo, soprattutto chi è il controllato. Spesso io mi rendo conto che questa attività o non viene fatta, oppure se viene fatta veramente in maniera residuale e quindi non utile allo scopo. Perché lo scopo del monitoraggio qual è? Quello di capire se si è conformi ed evidentemente se non si è conforme di aggiustare il tiro, perché ANAC non vi dice di essere precisi dal giorno in cui nascete, o meglio ve lo dice pure ma non se lo aspetta. Però sicuramente quello che un'autorità di vigilanza vuole è che il soggetto obbligato si ponga nella migliore situazione per ottemperare. Quindi magari quest'anno non ci sono riuscito, però nella mia pianificazione l'anno prossimo riuscirò a fare talune cose. Quindi oggi facciamo una sorta di ripetizione di talune cose e vi darò invece qualche novità sulla normativa intervenuta. In realtà non è intervenuta grossa normativa,
tra il 17 maggio ed oggi abbiamo un paio di delibere interessanti di ANAC, che ugualmente sono normativa, in particolare sul ruolo del responsabile antievoluzione. ANAC, in risposta a taluni quesiti, ha tirato fuori una delibera molto articolata su che cosa un responsabile anticorruzione fa all'interno di un ente e che cosa non deve fare, perché poi il responsabile anticorruzione viene un po' visto come una sorta di scrivania su cui poter appoggiare qualsiasi tipo di domanda, però non è detto che tutte le domande possano essere risposte da ANAC. Un'altra novità invece l'ha tirata fuori ANAC in materia di procedimenti sanzionatori o comunque, come diceva prima, in materia di vigilanza, perché ci sono state delle modifiche che spero non dover mai affrontare con voi, ma giusto per darvi la misura di quello che succede a livello di regolamentazione. E poi invece una cosa interessante che è ancora in consultazione è il PNA 2018. Voi sapete che ANAC dal 2013 ad oggi fornisce dei modelli, degli schemi, ma soprattutto delle indicazioni che si chiamano Piano Nazionale Anticorruzione. Il Piano Nazionale Anticorruzione è un documento di orientamento attraverso il quale ANAC indica ai soggetti obbligati come predisporre un PTPC e soprattutto gli dà indicazioni di tempo in tempo su degli argomenti controversi, piuttosto che su soggetti diversi. Adesso, per dire, sono all'attenzione di ANAC le agenzie fiscali, l'anno scorso c'erano state le università, i porti, nel 2016 ci siamo stati noi come ordine, eccetera. Quindi, nell'ambito di questo PNA 2018 in consultazione, qualche indicazione interessante viene fornita non direttamente per gli ordini, ma estesa anche agli ordini, peraltro su esplicita indicazione di ANAC, che proprio perché ha tirato fuori il criterio della compatibilità, di tanto in tanto nei suoi atti ci dice questo è compatibile o non è compatibile con gli ordini professionali. Successivamente invece c'è una parte che noi abbiamo dedicato al question time, anche se poi chi di voi ci conosce sa che il question time è una di quelle attività che noi facciamo costantemente anche durante l'esposizione, per cui l'abbiamo voluto rubricare question time solo per darvi la misura che se avevate dei quesiti da casa potevate inoltrarceli. In realtà diversi sono pervenuti. Alcuni anche lì ci hanno fatto sorridere perché cose di cui abbiamo parlato infinitamente, altre invece un po' fuori tema, un po' fuori contesto, alle quali dunque non possiamo rispondere perché si tratterebbe di situazioni molto personali e particolareggiate, però sicuramente c'è uno spazio aperto. Allora, cominciando in questa digressione che ci aiuta solo per dettare i temi della chiacchierata di oggi, la pubblicazione di documenti nell'ambito, parleremo essenzialmente in questo momento di trasparenza, quindi della sezione amministrazione trasparente e di come questa sezione deve essere popolata da parte degli ordini territoriali. Da parte degli ordini territoriali, quindi non come si pubblica in generale, ma come la vedete utilizzare e popolare voi, quindi lo sforzo che è stato fatto, in realtà lo facciamo da un po' di tempo, è quello di prendere gli obblighi che sono stati, come dire, indicati per le pubbliche amministrazioni e tradurli negli obblighi tipici dell'ordine professionale. E quindi il documento normativo che voi dovete avere come riferimento, non abbiamo ritenuto di darvelo perché ve l'abbiamo già dato, che cos'è? È l'allegato 1 a quella famosa delibera 1310-2016 di ANAC. ANAC il 28 dicembre del 2016 ha tirato fuori delle linee guida sulla trasparenza. In allegato a queste linee guida c'è esattamente lo schema del sito della sezione amministrazione trasparente che voi dovete ribaltare sul sito. Ecco, una delle domande che più spesso mi viene fatta in consulenza è: ma io non so fare la sezione, ma tu non la devi saper fare, tu la devi copiare, perché esiste uno schema e lo schema va replicato. Anzi, ANAC ci tiene a dire che la replica dello schema deve essere fedelissima. Cioè, anche se ci sono contenuti per i quali voi non fornite indicazioni, ugualmente quella sottosezione la dovete inserire. E questo schema si compone, diciamo, di varie colonne. Sicuramente la prima colonna è l'obbligo generale, la macrofamiglia. Poi all'interno di questa macrocolonna ci sono delle sottosezioni, quindi delle specifiche dell'obbligo, e ANAC per ognuno di questo obbligo vi dice quali documenti dovete inserire. Quindi quello che dovete mettere sul sito è una sorta di schema d'albero, dove c'è un grande contenuto che si apre
vengono fuori contenuti più piccoli e all'interno di ognuno di questi i documenti che voi siete tenuti a pubblicare. Quindi sicuramente la vostra norma di riferimento per la trasparenza è questo foglio Excel. E la pubblicazione dei dati di questi documenti che voi trovate sul foglio Excel corrisponde esattamente ad un obbligo di legge. Quindi questi sono i documenti, i contenuti obbligatori. Questi contenuti possono essere rinunciati o possono essere non popolati soltanto se l'ordine non è tenuto a fornirli per via della propria missione istituzionale. E nella misura in cui voi questi contenuti non li fornite, dovete dare atto che il contenuto non è fornito in quanto non applicabile all'ordine professionale. Faccio un esempio banale. Se vedete la prima, diciamo, la prima macrocategoria del vostro, della vostra sezione disposizioni generali, si chiama atti generali. Tra questi atti generali ANAC richiederebbe statuti e leggi regionali, ma voi come ordine non avete lo statuto o la legge regionale che vi regolamenta, quindi in quel caso lì siete assolutamente abilitati a non popolare il campo perché non esiste, ma non esiste per definizione, non perché voi non volete averlo. Quindi questi contenuti di cui andiamo a parlare oggi sono contenuti obbligatori e derivano dalla norma di legge. Vengono assorti con il criterio della compatibilità. ANAC ha dato indicazioni su cosa il criterio della compatibilità sia e ve l'ho virgolettato al terzo bullet. Il criterio della compatibilità viene inteso come la necessità di trovare adattamenti, cioè la parola adattamento è la parola che indica la stessa ANAC, quindi se noi adattiamo un contenuto evidentemente stiamo facendo qualcosa che il regolatore si aspetta, e gli adattamenti devono essere fatti sulla base di che cosa? Della peculiarità organizzativa e funzionale, quindi di come un ordine è organizzato e della missione, della funzione che questo ordine ha. È chiaro, dice ANAC, che questa forma di adattamento non può essere fatta ordine per ordine, altrimenti sarebbe troppo personalizzata e non consentirebbe un'omogeneità della categoria, ma deve essere fatta all'interno della stessa tipologia di enti, ed è questo il motivo per cui il Consiglio nazionale, all'interno della stessa categoria di enti, ordine degli ingegneri, ha deciso di fornire linee guida e indicazioni proprio per consentire un adeguamento omogeneo, cosa che peraltro richiede la stessa ANAC. Quando ANAC nel 2016 per la prima volta ha indicato gli ordini come destinatari, ha proprio indicato una norma, o meglio più che una norma, un suggerimento per i CN, per i consigli nazionali, in cui ANAC dice che è auspicabile, dunque utilizza la forma dell'augurio, è auspicabile che ciascun consiglio nazionale supporti i propri collegi e ordini territoriali nella predisposizione del piano piuttosto che nell'adempimento degli obblighi di trasparenza, piuttosto che in schemi, eccetera. Quindi il ruolo che il Consiglio nazionale degli ingegneri dal 2015 pone in essere, devo dire anche con tanta veemenza, perché incontrarsi 2 o 3 volte all'anno non è da tutti, è un ruolo che poi successivamente ANAC ha attribuito a tutti i consigli nazionali. Quindi noi ce lo siamo, diciamo, ritagliati per primi per favorire gli ordini e l'adeguamento, poi però il doppio livello è talmente piaciuto che è stato adeguato ed è stato utilizzato anche per le altre professioni. Ovviamente in tutto questo, senza voler fare propaganda perché il ruolo non è il mio, il fatto di aderire formalmente al doppio livello e quindi di dire a Barbara che gli ordini aderiscono e chi è responsabile di anticorruzione mette Barbara in grado di fornire un servizio, anche se vogliamo, migliore, perché sapere chi è intorno al tavolo è sicuramente un elemento di efficienza. L'assolvimento degli obblighi di trasparenza da parte degli ordini comunque è uno di quei temi che ANAC ha per tanto tempo curato, nel senso di dire, sia ANAC che il legislatore, di dire che gli ordini, proprio perché speciali, meritavano comunque una forma di normazione semplificata. Sia il legislatore, e mi riferisco alla riforma Madia, sia ANAC in più parti dei loro scritti dicono che per gli ordini e per i collegi professionali verranno previste delle modalità semplificate. Io qui vi ho indicato qual è la fonte.
normativa e qual è invece la fonte regolamentare. Ebbene, diciamo che fino ad adesso le semplificazioni non sono intervenute da parte, diciamo, né normativa né regolamentare, però devo dire che quando poi abbiamo sottoposto delle semplificazioni sono state tacitamente accettate e anche condivise. Una per tutte, che forse è quella che ha più riscontrato successo, è stata quella per cui il responsabile anticorruzione poteva essere un non dirigente o poteva essere un consigliere. Quindi in effetti qualche semplificazione c'è stata, anche se in realtà siamo sempre in attesa di un atto di indirizzo che fino ad oggi, dall'agosto 2016 ad oggi, non è stato ancora emanato. Però sicuramente questo ci supporta nell'andare avanti con delle modalità semplificate e nel individuare queste modalità semplificate a livello di CNI e quindi trasmetterle poi agli ordini professionali. Adesso però, per capire anche le semplificazioni, è necessario per me fare un passaggio che forse spesso ci siamo dimenticati di fare per motivi un po' di velocità e un po' di praticità. Cioè, è necessario capire perché il legislatore della norma di trasparenza, del decreto di trasparenza, impone questi obblighi. Cioè, noi non ci siamo mai chiesti, ma perché il legislatore mi impone di pubblicare i CV dei consiglieri piuttosto che nei casi richiesti i dati reddituali o i rimborsi, le spese di missioni, eccetera. Allora, il motivo è un motivo molto enfatizzato nell'ambito della norma, perché la trasparenza, io qui ho ripreso due norme di legge, due articoli di legge, la trasparenza è intesa come accessibilità totale ai dati e documenti delle PA. E lo scopo di questa accessibilità totale, secondo il legislatore, è tutelare i diritti dei cittadini, quindi la trasparenza viene vista prima di tutto come tutela dei diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa, come a dire se io iscritto so che cosa l'ordine sta facendo, posso anche partecipare, e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali, ma soprattutto, signori, sull'utilizzo delle risorse pubbliche. Quindi, quello che a volte noi contestiamo nel pubblicare i dati, cioè il fatto che non si devono dire tutte le cose dell'ordine, è esattamente il contrario di quello che il legislatore vorrebbe, perché il legislatore ha immaginato questa forma di trasparenza proprio per facilitare il coinvolgimento, degli iscritti, nel caso nostro, alla gestione, alla vita dell'ordine. Quindi, quando siete in dubbio se pubblicare o non pubblicare un dato, ricordatevi sempre di quella che è la ratio della norma, che non sempre ci è comoda, perché siamo tra tecnici e ce lo possiamo anche dire, però è la ratio del legislatore. E l'altra cosa che dovete sapere, sempre nella valutazione di che cosa pubblico e che cosa non pubblico, ma soprattutto che cosa può essere oggetto di accesso, sono i dati che il regolatore e il legislatore chiedono. Il regolatore e il legislatore vogliono favorire forme di controllo diffuse, bla bla bla, su due cose: sull'organizzazione dell'ente e sull'attività dell'ente. Quindi, come l'ente è organizzato, banalmente, quanti dipendenti ha e che cosa l'ente fa, sono le due aree su cui il legislatore dispone che vi può essere una conoscenza. Adesso le attività dell'ordine non è che ce le inventiamo, perché le attività dell'ordine sono codificate dalla normativa istitutiva della professione. Quello che fa l'ordine noi lo sappiamo perché ce l'ha detto prima di tutto una legge, poi un regio decreto del 25 e poi il DPR 137. Quindi almeno sulle attività possiamo stare tranquilli che non ve ne siano ulteriori. Però l'organizzazione interna dell'ordine, essendo l'ordine un ente pubblico, non economico, è qualcosa a cui il cittadino o l'iscritto potrebbe far riferimento. Quanti dipendenti ci sono, come sono inquadrati, quali sono i premi dei dipendenti, tutte domande a cui non dobbiamo rispondere noi, responsabili anticorruzione, perché non è il nostro ruolo, cioè io non ho un ruolo di pianta organica, però ho un ruolo di assicurarmi che quelle informazioni, se esistenti, vadano pubblicate. E questo è un altro suggerimento che mi permetto di darvi oggi, anche perché un qualcosa di cui con Barbara ne parliamo spesso. La normativa di trasparenza non impone ai responsabili anticorruzione di andare a costruire i documenti.
Perché il responsabile anticorruzione ha la responsabilità di verificare che quella documentazione sia pubblicata. Ma se l'ordine, e qui l'esempio è ancora più banale del solito, se l'ordine non ha il bilancio preventivo, non è che il responsabile anticorruzione deve produrre o deve fare i salti mortali per produrlo, perché il bilancio di suo è già un obbligo dell'ordine, avercelo ed avercelo secondo determinati criteri, perché poi il bilancio dell'ordine non è che è un conticino della serva, è un bilancio che si fa seguendo una normativa specifica, che ovviamente è una normativa che è stata adottata, proprio per gli enti pubblici non economici. Quindi questa raccomandazione ci tengo a farla perché a volte come responsabili anticorruzione non abbiamo il confine tra quello che dobbiamo fare, quindi è un nostro obbligo, e quello che invece è un'attività ulteriore che facciamo a supporto. Vi basti però sapere che ritengo l'80% dei contenuti della sezione amministrazione trasparente non sono stati tirati fuori dal decreto di trasparenza, esistevano già e in particolare erano norme che in parte derivavano dal 165, che è il decreto sul pubblico impiego, ed in parte invece, signori, derivano da tutte quelle normative che, ahimè, da qualche anno a questa parte ci stanno realmente vessando. Ad esempio, voi sulla vostra sezione amministrazione trasparente, tra le ultime cose, avete un'indicazione su dati dei pagamenti, indice di frequenza, eccetera, dei pagamenti, modalità di Tempestività. pagamento, tempestività. Voi responsabili anticorruzione in astratto potreste anche non sapere nulla di pagamenti, poi lascia perdere che molti di voi fanno anche l'amministrazione e dunque queste cose le conoscono. Però, per esempio, la norma sullo split payment, che è una delle modalità con cui gli ordini devono interfacciarsi, appunto, è una modalità, ma non è che è la norma di trasparenza che vi chiede di averla, è un'altra norma. Voi poi procedete in quel modo e quindi inserirete nella sezione amministrazione trasparente se esiste un tema di fatturazione elettronica, di split e altro, così come anche tutte le norme che coinvolgono la gestione del personale e su cui abbiamo avuto delle richieste da casa. Le norme sulla gestione del personale non sono un tema di responsabili anticorruzione, sono un tema di risorse umane, di segreteria generale, di consigliere segretario, se vogliamo, ma non di responsabili anticorruzione, perché responsabili anticorruzione, se il piano della performance c'è, lo pubblica, ma se non c'è, non è che se lo inventa, perché non è qualcosa che deriva dalla trasparenza tout court. La trasparenza dice soltanto di mettere in chiaro quelle informazioni. Quindi è un'indicazione, secondo me, importante, perché nella nostra poi buona volontà di assolvere l'impegno nella maniera più efficace possibile, spesso ci facciamo anche carico di cose che in realtà con la trasparenza non c'entrerebbero. Altro tema che spesso mi trovo ad affrontare è quello dell'accesso documentale. L'accesso documentale è l'accesso agli atti, quindi 241. Spesso mi trovo le scrivanie dei responsabili anticorruzione con gli accessi 241. Il responsabile anticorruzione non fa l'accesso 241 perché l'accesso 241 è un tema di procedimento amministrativo. Lo fa il titolare del, cioè lo decide il titolare del procedimento o il soggetto che secondo i vostri regolamenti è deputato a fare quello. Quindi è questa l'attenzione che vi chiedo. Oramai, tranne qualche viso nuovo, con gli altri più o meno ci conosciamo, però anche la crescita della figura di responsabile anticorruzione dipende dalla vostra consapevolezza di quello che dovete e non dovete fare, perché a volte è più professionale non fare qualcosa se non siete tenuti, anziché farla e magari rischiare di assumersi responsabilità che non vi competono. Quindi su questa, diciamo, due principi, la ratio degli obblighi di trasparenza e l'oggetto degli obblighi di trasparenza, andiamo poi a tarare tutti quelli che sono le nostre attività di popolamento. Qui, ancora una volta, vi ripeto tutti quelli che sono gli obblighi di pubblicazione, i quali obblighi anche qui non ce li inventiamo, ma derivano in questo caso direttamente dal decreto trasparenza. Questo invece è lo schema che il decreto trasparenza vi fornisce. Questo schema da solo significa molto poco perché va letto in combinato disposto con quell'allegato che vi dicevo prima. Quindi questo è quello che la norma chiede, però come in tutte le cose in cui c'è di mezzo un'autorità, laddove l'autorità dispone in maniera più dettagliata, noi faremo in modo di adeguarci alla maniera più dettagliata. Quindi io qui ve l'ho messo soltanto per farvi vedere le macro categorie. Le
disposizioni generali, che sono essenzialmente disposizioni normative oppure di autoregolamentazione, organizzazione, come è organizzato l'ordine. L'ordine è un animale atipico perché ha una gestione politica amministrativa, quindi quando dobbiamo dire chi decide all'interno di un ordine, sicuramente dobbiamo far capo ad una commissione che esiste tra l'organo politico amministrativo e i dipendenti, perché è una gestione sicuramente congiunta. Poi un grosso tema è quello dei consulenti e collaboratori, perché sicuramente l'ordine, anche per temi di capacità e di competenza, affida all'esterno o a persone terze talune attività. Poi c'è questo grosso buco nero per me del personale, perché ahimè, buco nero perché a volte il personale proprio non c'è negli ordini. Quindi anche lì, quando mi sento fare la domanda, ma io devo fare il piano di performance, sì, ma quanti dipendenti siete? Nessuno. Cioè, qualcosa che stride, no? Perché io il piano di performance lo faccio pure, però dovrei capire chi deve performare. Quindi la conoscenza dell'ordine e soprattutto far conoscere l'ordine all'esterno è importante, perché se voi non avete riempito questa sezione, che ci può stare, magari trovare un posto come può essere il piano triennale in cui spiegate il perché quella sessione non è stata compilata. Poi, sempre andando per macro categorie e di diretta derivazione del personale, è la performance. Altra grossa macro categoria sono gli enti controllati. Stamattina Michele ha fatto un accenno a quelle che sono le vostre fondazioni, ma che di fatto nella pratica sono piuttosto associazioni non riconosciute. Qui c'è un tema civilistico, perché spesso connotiamo come fondazioni qualcosa che poi, se andiamo a leggere lo statuto, ma soprattutto l'operatività, non è una fondazione, perché voi sapete che le fondazioni e le associazioni vengono codificate dal codice civile. Il codice civile codifica come si costituiscono, che cosa possono fare, ma soprattutto le responsabilità. Il vero tema è la responsabilità sia dei fondatori, sia invece del consiglio di amministrazione, eccetera. Perché si parli di una fondazione vera e propria, c'è bisogno di una serie di caratteristiche, tra cui il riconoscimento della personalità giuridica che si ottiene con un provvedimento prefettizio regionale. Allora, io di tutte le fondazioni che conosco, ne sono tante, perché diciamo un ordine e una fondazione di media c'è, forse due ordini e una fondazione di media, però la maggior parte di queste non sono delle fondazioni che, tra virgolette, possono essere incardinate nell'articolo 14 del nostro codice civile. Quindi attenzione anche a questo. E comunque, la cosa che mi preme dire in anticipo, poi ve la dirò dopo in maniera più dettagliata, l'ordine, quando fa il suo sito amministrazione trasparente e arriva a popolare questa parte, non è che deve fornire delle indicazioni di merito, deve fornire le indicazioni oggettive, cioè ce l'hai, sì, no. Che cosa fa la fondazione per te, chi sono i membri di governo, se tu ordine dai un contributo e se i membri di CDA vengono remunerati. Quindi sono delle informazioni per l'ordine tutto sommato neutre, oggettive. Il problema poi sarà della fondazione se deve o non deve adeguarsi all'anticorruzione e alla trasparenza, ma dal punto di vista della trasparenza, che è l'argomento di cui stiamo parlando in questo momento, quello che voi dovete fare è una fotografia della fondazione. Perché spesso ho riscontrato una sorta di reticenza da parte degli ordini a mettere nero su bianco le cose della fondazione, ma le cose della fondazione esistono, perché esiste uno statuto, esiste evidentemente un regolamento di funzionamento interno, esiste un contributo, quindi voi per assolvere la trasparenza dovete mettere, diciamo, in chiaro quelle informazioni. Poi ci sono dei passaggi ulteriori che ovviamente vanno a vedere il finanziamento, il controllo, però quella è già una fase 2.0 o 4.0, mo come si dice, perché io dico sempre 2.0, mo come 4.0 dappertutto, quindi quella insomma avanzata. Quindi, enti controllati, un'altra sezione che spesso vedo sottovalutata dagli ordini è quella che riguarda le attività e i procedimenti. Adesso solo per curiosità, siete tutti responsabili anticorruzione più o meno, chi di voi ce l'ha popolata? Alzate la mano. La sezione attività e procedimenti. No? Ok. Le mani le alzate a livello petto che nessuno le veda. Va bene, comunque era soltanto per dirvi
Invece questa banalmente e forse facilmente la sezione più facile da popolare, perché le attività dell'ordine sono le attività istituzionali: iscrizione, cancellazione, trasferimento, attribuzione, crediti, opinamento, parcelle, esoneri dalla formazione, eccetera. Quindi i procedimenti che un ordine fa e che pone in essere attraverso lo strumento pubblicistico della 241, perché gli ordini non è che si svegliano e decidono, gli ordini, essendo enti pubblici, hanno dei procedimenti sottesi ad ogni decisione. I procedimenti già esistono, i processi, cioè quello che l'ordine fa, voi già lo sapete. Quello che dovete inserire in questa tabella è il processo, chi è il responsabile del processo, ma come responsabile in questo caso si intende chi materialmente fa le cose, perché nell'ordine è chiaro che il provvedimento finale è un provvedimento del Consiglio, quindi su questo non c'è dubbio. Però magari c'è qualcuno che fa l'istruttoria. Quali sono i tempi per evadere le richieste? Ad esempio, l'iscrizione ha un tempo ex lege, sono 3 mesi se non ricordo male, no? In cui dovete. Per cui sono tutte informazioni che già esistono e che dunque vanno semplicemente assemblate in formato tabellare. Però io vi dico che, a parte quelle mani che ho visto alzate, 2 o 3, effettivamente questa sezione non so per quale motivo non viene mai popolata. Invece è una sezione anche, diciamo, di grosso contatto con il pubblico, perché se domani il vostro iscritto Mario Rossi deve chiedere un esonero dalla formazione, deve anche sapere a chi rivolgersi, perché è vero che la segreteria fa tutto ed è vero che in alcuni ordini c'è una segreteria che fa tutto, eccetera, però ci sono anche ordini che al contrario sono Strutturati. assolutamente strutturati e organizzati, dove c'è chi fa le iscrizioni, chi invece si occupa di formazione e chi si occupa di altro. Quindi è chiaro, sempre mediante l'applicazione del principio di proporzionalità, però voi a questa sezione potete rispondere e anzi, secondo me, è la sezione che proprio dà l'idea dell'efficienza dell'ordine, perché dà l'idea di quello che l'ordine fa, come lo fa e chi sono le persone che questo fanno. Poi abbiamo la sezione provvedimenti, su questa ci torniamo dopo più ampiamente, comunque per provvedimento se nell'universo ordinistico parliamo di decisione, dunque di delibera, controlli sulle imprese a noi non si applica, bande di gare e contratti, adesso c'è tutto il tema dell'applicazione del codice appalti all'ordine territoriale, Anche qui, scusa, ci tengo a precisare che spesso arrivano, vabbè, a me in particolare, tutta una serie di domande alle quali io poi rispondo fino ad un certo punto, cioè quello che diceva Lisa, non sono, cioè riguardano l'anticorruzione solo perché vanno pubblicati, ma tutto quello che viene fatto precedentemente va fatto da altri soggetti, non dal responsabile prevenzione e Sì, corruzione. Adesso poi lei vi dirà, insomma. tra l'altro quello dell'applicazione del codice dei contratti o comunque il tema degli affidamenti, perché non è detto che si debba applicare, dipende da là, o meglio non è detto che si debbano applicare le gare, le competizioni, però sicuramente è l'ufficio amministrazione che si occupa di tutto questo e sicuramente se abbiamo in essere bandi di gara, quindi se perché magari non ce ne sono, vanno pubblicate delle informazioni. Quindi l'attenzione sta anche a quello, a sapere che cosa mettere, perché io questo bando di gara, poi vedremo c'è una sezione CIG, il CIG è una cosa con cui normalmente l'ordine lavora, quindi non è che l'ordine non sa che ci vuole il CIG, l'ordine lo sa, però dobbiamo capire dove andarlo a mettere in questa griglia. Poi c'è un'altra macroarea che a volte vedo compilata, ma dipende anche qui dai requisiti dimensionali dell'ordine, sovvenzioni, contributi e vantaggi economici. Ci sono degli ordini che effettivamente erogano sovvenzioni a seconda anche lì di una procedura di cui si sono dotate e di criteri per erogarle. Poi c'è la sezione bilanci, su cui non vi devo dire niente. C'è la sezione beni immobili e gestione del patrimonio, anche questa la vedo quasi mai popolata, ma pure questa è facile da popolare, cioè, sì, La perché sede. la sede, anche perché la nuova normativa di trasparenza, quella entrata in vigore con la Madia, vi dice che vanno indicati tutti gli immobili a qualunque titolo detenuti, dunque o che sono di proprietà o che sono in locazione o che sono in godimento, vanno comunque indicati. Per cui si tratta di fare una ricognizione, però non si chiedono grosse interpretazioni. Poi c'è la sezione controlli e rilievi dell'amministrazione,
nell'ambito della quale poi vanno indicati da alcuni controlli che vengono svolti anche internamente, il famoso controllo dell'OIV, che da noi non si chiama OIV, ma è, diciamo, nasce connesso a quel ruolo, servizi erogati, questo invece non si applica perché noi non è che eroghiamo servizi, la nostra è una missione istituzionale, questa è una casella che è stata fatta per quelle società che forniscono servizi veramente pubblici, pagamenti dell'amministrazione e poi c'è tutta una serie di cose che da noi non si applicano, tipo la pianificazione del governo del territorio, informazioni ambientali, strutture sanitarie, interventi di emergenza, mentre invece si applica sicuramente, e oggigiorno in maniera più analitica, si applica sicuramente la sezione altri contenuti. Anzi, se vogliamo, quando mai dovesse venire ANAC, la prima sezione che guardo è quella, perché è quella in cui si trovano tutti gli adempimenti, diciamo, fondanti l'obbligo degli ordini. Gli altri adempimenti esistono, ma quelli importanti, il piano, la nomina del responsabile, la disciplina degli accessi, si trova nella sezione altri contenuti. Quindi, una volta che vi ho indicato le macro sezioni, vi ho già detto che per popolarle c'è bisogno della conoscenza di una serie di norme, quindi non soltanto di una, e qui ve le ho indicate, facendovi anche notare le ultime due, che sono delle norme che forse più ci danno problemi, perché sono le norme, la 150 sulla produttività del lavoro pubblico e la 101-2013, che è la nostra norma scappatoia, Guido, cioè è una di quelle norme che mi sono resa conto che gli ordini non conoscono, ma che invece è fondamentale perché è quella che sottrae gli ordini territoriali da taluni obblighi. Banalmente, tutta diciamo, il meccanismo premiale che è stato inventato dalla riforma Brunetta per gli ordini territoriali è un qualcosa che gli ordini vivono in maniera molto più edulcorata grazie proprio a questo DL 101 che appunto sottrae gli ordini a taluni adempimenti. Quindi sono delle norme che ho ritenuto di identificare, di mettere nero su bianco affinché voi possiate anche solo per curiosità andarvi a guardare. Invece in queste slide che seguono ho preso uno per uno gli obblighi di pubblicazione presenti nella delibera ANAC per darvi qualche indicazione in più, ma soprattutto per andare incontro a chi di voi è un po' nuovo nel ruolo e magari si è perso qualche informazione che in passato abbiamo dato su che cosa mettere nell'ambito delle sezioni. Allora, sicuramente siamo nella sezione disposizioni generali, la prima casella è dedicata al PTPC. Questa è la casella dove sembrerebbe che debba essere pubblicato il piano triennale, ma di fatto non viene pubblicato il piano triennale lì, in quanto lì troviamo soltanto un link al piano triennale che al contrario viene pubblicato nella sezione ultima altri contenuti. Quindi il suggerimento è intanto seguiamo quello che ci dice il regolatore, cioè del link, ma poi soprattutto nella sezione deputata al PTPC, quindi nella sezione altri contenuti, abbiamo cura di mettere anche i piani precedenti. Un'altra delle cose che ho notato spesso sui vostri siti è che c'è tanta confusione grafica nel pubblicare i documenti e la confusione grafica non aiuta perché se mai ci dovessero essere verifiche, le verifiche sono prima di tutto formali. Quindi dare un ordine, una consistenza grafica, diciamo di immediata leggibilità, è sicuramente un elemento che vi può essere utile. Ad esempio, io alcuni ordini faccio fare delle cartelle anno per anno, cioè PTPC 2017-2019 si chiama PTPC e allegati, e all'interno di quella mettere il piano con tutti gli allegati più quelli che sono i documenti che CNI ha fornito, perché lo stesso CNI fornisce un piano triennale che in un certo senso costituisce la matrice di quello che poi gli ordini faranno, perché già il fatto che vi sia citato il doppio livello significa che se non ci sono risposte nel piano locale, forse le risposte si possono trovare nel piano nazionale. Quindi sicuramente PTPC va identificato in questo modo. Poi molti mi chiedono, ma io che cosa devo mettere nella casella atti generali? Allora, nella casella atti generali, prima di tutto dovete mettere i riferimenti normativi della vostra organizzazione, quindi tutte le norme istitutive della professione che vanno dal 23 ad oggi, passando per la legge elettorale, eccetera, non vi dimenticate del DPR 137.
Un'altra cosa buffa che mi è capitato è che a un certo punto un consigliere, non era ingegnere per fortuna, mi ha detto: ma io non capisco perché la formazione debba essere un problema del consiglio dell'ordine dove sta scritto non c'è nel regio decreto. Non c'è nel regio decreto, ma c'è nel DPR. Quindi il DPR, che diciamo, per noi un po' rappresenta una sorta di norma satana perché ci ha tirato dentro tante responsabilità, è la norma che poi legittima gli ordini a fare tutta una serie di attività. Quindi va inserita assolutamente in questa sezione riferimenti normativi. Più delicata invece è la sezione atti amministrativi generali. La regola è che per atto amministrativo generale si intende, riferito all'ordine, gli atti di autoregolamentazione dell'ordine, cioè tutti gli atti con i quali vi date delle regole interne, con i quali date delle procedure, eccetera. Soprattutto vanno messi in questa sezione quegli atti regolamentari che fungono anche da misure di prevenzione della corruzione. Voi sapete che alcuni regolamenti, di cui voi già siete in possesso, possono essere utilizzati per dimostrare la prevenzione di misure della corruzione. Ne faccio uno facile, cioè facile, difficile da applicare ma facile da comprendere. Il famoso regolamento per l'opinamento delle parcelle. Voi sapete che l'opinamento delle parcelle o parere di congruità, parere di congruità è un'attività che secondo ANAC è ritenuta rischiosa sotto il profilo anticorruzione per gli ordini professionali. E dunque ANAC, tra le altre cose, vi dice che per rimediare a questo possibile, diciamo, situazione di non conformità e di malagestio, dovete usarvi di un regolamento all'interno del quale sia ben chiaro che il regolamento di congruità sia intanto un provvedimento amministrativo, anche perché su questo c'è stata una giurisprudenza abbastanza netta, vi sia una commissione, i poteri decisionali siano collegiali, insomma. ANAC vi dà una serie di indicazioni che peraltro già erano state recepite dal CNI nell'ambito già di una linea guida antecedente. Quello lì è un regolamento che da una parte binorma l'attività di ordinamento di congruità, da un'altra parte però funge da misura anticorruzione perché il regolamento, siccome impone delle regole, prima di tutto comportamentali, può essere utilizzato come criterio, come misura di prevenzione. Tra questi sicuramente regolamento abbinamento, regolamento formazione se ce l'avete, regolamento riguardante gli accessi che vi pregherei di adottare perché effettivamente abbiamo visto che i numeri di adozione sono un po' bassi e poi suggerisce ANAC nell'ambito di questi atti amministrativi generali anche la gestione, il manuale di gestione del protocollo informatico che non so se voi avete pubblicato, dovreste pubblicare, se non l'avete fatto mettetelo in atti amministrativi generali. Poi, sempre guardando i vostri siti, mi sono resa conto che una delibera importante o comunque un atto regolamentare importante non viene mai incluso. Possiamo silenziare, Sì, è che la dice? seconda Bene. volta. Allora, voi sapete che una lunga battaglia è stata condotta relativamente alla pubblicazione dei dati dei consiglieri, dei dati reddituali dei consiglieri. Battaglia vinta o vinta per metà, non lo so, questo poi è un tema politico, quando si è detto che se i consiglieri, quando la legge ha detto che se i consiglieri non percepiscono nessuna forma di remunerazione per l'incarico di consigliere, a quel punto lì non è necessario pubblicare i dati reddituali. Quindi diciamo che la regola è io consigliere dell'ordine che non vengo remunerato dall'ordine. Poi vediamo cosa significa remunerato, che non vengo remunerato, non sono tenuto a pubblicare i dati reddituali. E questo ce lo dice la Madia nell'ambito dell'articolo 14. Successivamente è intervenuta una linea guida sul punto, una linea guida sui dati reddituali, di cui abbiamo ovviamente parlato, c'è stata una formazione al riguardo, una linea guida che dice, è vero quello che dice Madia, cioè se non vieni remunerato non devi pubblicare dati, però lo devi dimostrare che non vieni remunerato. Cioè io devo avere la certezza che nell'ordine di i consiglieri non vengano remunerati. E come me lo puoi dimostrare, tuo ordine? O perché hai un atto generale a riguardo, ad esempio un regolamento di funzionamento del consiglio dal quale si evince che i consiglieri non vengono remunerati, oppure se non hai un atto generale, fai una delibera a riguardo. Nonostante noi di queste delibere ne abbiamo scritte a Iosa, l'abbiamo anche presentata pubblicamente uno stralcio di delibera, anche perché era muta, quindi
questa delibera non compare da nessuna parte. Allora, il suggerimento è, siccome gli strumenti ve li abbiamo dati, Sì, può limitarsi a dire non allora a applicare. quel punto lì, se avete un regolamento di funzionamento da cui si desume che i consiglieri non vengano remunerati, bene, mettete quello, altrimenti al prossimo consiglio utile fate deliberare che, come per il passato, anche per il futuro, i consiglieri non percepiscono nessun tipo di reddito. Poi c'è anche chi a tutta questa storia mi ha detto, ma è per legge che i consiglieri non ricevono remunerazioni. Io nella mia ignoranza questa legge non l'ho mai trovata, ma se esiste, insomma, ben venga, però io proprio una norma istitutiva della professione in cui si dica che i consiglieri non percepiscono remunerazione, io non l'ho trovata. Per cui se anche è vero che il consigliere normalmente opera a titolo gratuito, il suggerimento ai soli fini di fronteggiare eventuali richieste del regolatore è quello di avere una pezza d'appoggio, come diciamo noi legali, per dimostrare che effettivamente questa remunerazione non c'è. Poi ho incrociato i sorrisi di qualcuno perché evidentemente il tema è ma quando è remunerazione e quando è gettone. Ne parliamo tra un attimo perché nell'ambito di questa parte vi ho chiarito che cosa ANAC dice a riguardo. Sempre nella sezione disposizione, fatemi una domanda così bevo nel frattempo, No, no? se no scateniamo. Ecco, la vita. infatti quello dicevo, rimborsi Adesso ci hanno arriviamo. tutt'altra Adesso ci dinamica. arriviamo, Antonella, perché quella dei rimborsi è una situazione che io vedo dal mio punto di vista regolamentare in un modo, però se poi faccio il consulente dell'ordine devo vedere nell'altro. Però mi fa piacere parlarvene perché intanto voi dovete sapere, poi le scelte sono scelte, però c'è una slide tra un paio, credo. Sempre negli atti amministrativi, negli atti generali abbiamo poi i famosi documenti di programmazione strategico-gestionale. Alla fine vi ho messo una slide, ma voi dovete avere un documento approvato dal Consiglio con cui il Consiglio dice cosa farà nel periodo che viene e soprattutto se nell'ambito di quel programma abbiamo considerato l'assolvimento degli obblighi di trasparenza e di anticorruzione. E poi, sempre nell'ambito di questa sezione atti generali, dovete inserire il codice non soltanto dei dipendenti nella doppia forma generale e specifico, ma anche il codice etico della vostra professione, quindi il codice degli ingegneri italiani. Quindi sicuramente la prima sezione degli atti generali è una delle sezioni più nutrite, ma anche una delle sezioni più facili perché sono tutti documenti che esistono, salvo la delibera che dovete produrre e quindi insomma dovete semplicemente Il riportare. documento strategico in particolare ricordiamo che se non c'è rende invalido il PTPCT, quindi quello è fondamentale, prima ancora dell'aggiornamento. Anche perché non è che vi si chiede di fare un documento strategico di trasparenza chissà come articolato, cioè possono essere anche 5 righe di una delibera di consiglio, però dare evidenza che il consiglio come organo di governo si è posto il problema di una pianificazione che per l'appunto si tenga conto dei requisiti di trasparenza e di anticorruzione. Allora, passiamo adesso a quello che dicevamo appena dei dati, dei consiglieri, remunerazione e contatto. Intanto la prima cosa che dovete sapere è che quando si parla dei dati dei consiglieri ci si riferisce all'articolo 14,1 bis, perché esiste anche un comma 1 che parla sempre di titolari di incarichi, ma non sono i nostri, sono quelli, diciamo, degli enti locali, eccetera. Invece l'1 bis si riferisce ai titolari di incarichi di amministrazione o di governo comunque denominati, quindi per diciamo, esplicita accordo con ANAC all'interno di questa categoria vanno evidentemente i dati dei consiglieri. La regola qual è in tutto questo? Questa sezione si compone di varie sottosezioni all'interno delle quali bisogna dare una serie di indicazioni che vanno dal CV all'atto di insediamento, alle dichiarazioni reddituali, agli importi di viaggio, alle missioni. Quindi la sezione è grande e richiede più adempimenti di pubblicazione. Questi adempimenti sono della più varia natura, cioè come ti hanno nominato, chi ti ha nominato, qual è il tuo curriculum vitae. Hai altri incarichi, sempre supportati dalla finanza pubblica, quali sono i viaggi, dimissioni e servizi che fai per conto dell'ente, eccetera. Dopodiché, dichiarazioni reddituali, eccetera. Tutto questo blocchetto, quindi a partire dal CV, verrebbe meno
l'incarico a titolo gratuito. Allora, in un ordine che funzioni come un orologio, dove abbiamo una delibera di gratuità, in astratto quella sezione lì non dovrebbe proprio essere popolata, vi dovrebbe soltanto essere un link ad un provvedimento dal quale si desuma la gratuità. Diciamo che io come consulente farei mettere una riga del tipo il consigliere organo amministrativo politico non percepisce nessun tipo di remunerazione, come anche se vince da. E quindi la presente sezione non si apre. Quindi diciamo in un mondo ideale proprio neanche dovreste mettere il curriculum, ma siccome diamo ordini e siccome l'incontro di oggi è finalizzato a capire come l'obbligo si assolve, io comunque in quella sezione lì, seppure siamo a titolo gratuito, poi vediamo che cosa significa, vi farei mettere l'atto di nomina o di proclamazione, un breve CV di ogni consigliere con indicazione ovviamente della carica. E poi evidentemente questo link al provvedimento con cui stabilite la gratuità dell'incarico. Se l'incarico è gratuito, nessun altro elemento dovrebbe essere indicato, neanche le missioni, neanche i rimborsi, perché la norma è strutturata, ma questo è un tecnicismo normativo, perciò ti ho detto c'è cioè, come la penso io e come può essere interpretato. Il tecnicismo normativo è quello per cui si opera un rinvio, per cui se sei remunerato si applica e si applicherebbe tutta quella spilza, comprese le missioni. Se non sei remunerato non si applica e quindi non si applica neanche la missione. Fatto sta, quindi la norma è se non c'è remunerazione neanche dovresti dare evidenza delle missioni, anche perché ragionando a contrario, voi delle missioni in maniera globale ne date informazioni dove vengono il bilancio, cioè non è un dato che il vostro iscritto non conosce, perché è un dato che il vostro iscritto conosce, su cui potrebbe e spesso fa chiedere accessi, chiedere informazioni, eccetera. Quindi non è che l'ordine si fa le missioni, si fa i viaggi di servizio e vanno a finire in un calderone, no, vanno a finire in un bilancio dove vi è una codifica di spese. Però conosco anche ordini che, nonostante i consiglieri non siano remunerati, quindi nonostante non siano tenuti a questa informazione, un prospetto delle missioni lo pubblicano. Ovviamente il prospetto delle missioni va pubblicato anche lì in maniera aggregata e in maniera anonima, non è il consigliere Mario Rossi, e questo è anche un tema di privacy, perché ahimè, per quanto non ci piaccia, prima di tutto a me non mi piace questa norma, anche se poi ci devo lavorare. La privacy su tante cose guida e tutto sommato c'è anche un senso, perché se noi guardiamo all'ordine come un complesso di persone, anche la spesa deve essere complessiva. Poi ovviamente ci sono delle situazioni limite in cui uno spende più degli altri, ma quelle le lasciamo alle situazioni limite e non è oggetto di indagine nostra. Invece, per quanto riguarda la qualificazione di gratuità dell'incarico, su questo ANAC è venuta fuori con una linea guida abbastanza interessante. ANAC, prima di tutto, vi dice che entro 3 mesi dalla nomina, se l'incarico è a titolo oneroso, i dati reddituali, i dati in genere vanno pubblicati. Vi dice poi della delibera di cui abbiamo già parlato, io qui vi ho inserito come si pubblica la delibera. Perché questo provvedimento di gratuità va pubblicato nella sezione amministrazione della stare atti generali, quindi in quei famosi atti di regolamentazione, a cui la sezione titolare di incarichi deve fare l'invio. Quindi nella sezione titolare di incarico link ad atti generali. E poi vi dice ANAC, per gratuità si intende l'assenza di corresponsione di ogni forma di remunerazione, indennità o gettone di presenza. Quindi ANAC è tranchant, cioè qualsiasi forma di soldi potrebbe, però vi dice anche, siccome ovviamente non si può ignorare anche l'evidenza, se vi è un gettone di presenza che però corrisponde ad un rimborso delle spese sostenute e connesse all'espletamento dell'incarico, allora l'incarico è comunque gratuito. Io su questo ovviamente devo fare un chiarimento, anche per come l'abbiamo applicato nei vostri ordini. Allora, il gettone di presenza nell'immaginario comune può significare due cose. Ti do dei soldi per ristorarti del disturbo, tu vieni qui a fare il consiglio, stai tutto il pomeriggio qui, ti do 100 euro perché pago il tuo tempo. In quel caso lì è una remunerazione, ok? Se invece io ti do 30 euro perché tu comunque 30 euro ci paghi il parcheggio, allora quello è un gettone di presenza che però è stato costruito sulle esigenze
del consigliere che evidentemente deve affrontare delle spese, perché dare un gettone rimborso spesso facilita le attività della segreteria piuttosto che vedersi ricevere lo scontrino dell'autostrada, la benza, la benzina, la benzina, e il parcheggio, eccetera. Quindi tutto sta ad avere un gettone di presenza che realmente costituisca un rimborso. E la prima cosa che si va a vedere è l'ammontare. Perché se l'ammontare è un ammontare coerente con delle spese sostenute e o sostenibili, allora lo possiamo qualificare come gettone rimborso. Ma se il gettone di presenza, come a volte mi è sembrato di vedere, ma non soltanto negli ordini, perché qui stiamo parlando di enti pubblici in genere, un gettone per mezza giornata da 300 euro per me inizia a diventare una remunerazione. Quindi, laddove dobbiate darvi delle regole, perché magari tanti di voi la regola già ce l'hanno, ma tanti invece se la devono dare, il rimborso è sacrosanto, anche perché attiene al funzionamento dell'ordine, che si può dire non rimborso. Però o lo facciamo a piedi lista, che dunque viene qualificato come rimborso e viene direttamente inserito nelle poste di bilancio come rimborso, oppure se lo qualifichiamo gettone, dobbiamo stare attenti che l'ammontare che attribuiamo sia effettivamente un ammontare coerente con le spese del caso. Diciamo che il gettone di presenza diventa remunerazione quando assume un carattere indennitario. Ti pago il disturbo. Questa deve essere la regola che guida. Ultima cosa che voglio dire a proposito del sorriso che ci siamo scambiati prima, e che voi potete anche decidere di mettere in chiaro i rimborsi, ok? In quel caso state facendo una cosa che, a parte essere apprezzabile sotto il profilo della trasparenza, ve la potete anche spendere come obiettivi strategici, perché è un innalzamento dei livelli di trasparenza. Di fatto state ponendo in essere un'attività che non vi sarebbe richiesta dalla norma, ma che per una sorta di patto che avete stipulato con i vostri iscritti vi induce a fornire quelle indicazioni. Quindi se lo fate, o se decidete di mettere in chiaro spese che non vi vengono richieste dalla normativa di riferimento, sappiate che può essere da voi utilizzato come un innalzamento del livello di trasparenza. Guido, raccolgo la domanda e la rifaccio io se è interessante. Prego, ingegnere. Sì, nel caso specifico di dotazioni hardware ai consiglieri. Ci è venuto da casa questa domanda, sta leggendo. Dopo la rifaccio. Allora la facciamo dopo. Sì, no, la rifaccio. Anche perché già... Ovviamente dell'hardware che rimane agli ordini. Come gestire la cosa a livello di trasparenza? Allora, la domanda che ci viene fatta è un bene in natura, quindi non stiamo parlando più di un'indennità intesa come una corrispondenza di denaro, ma un bene in denaro. Allora, la domanda mi stupisce, perché è già risolta nel codice dei dipendenti, che si estende anche ai consiglieri. Quindi il consigliere può avere in dotazione, al pari del dipendente, un equipaggiamento che viene fornito dall'ordine. Intanto il vostro codice dei dipendenti vi dice che l'utilizzo che ne deve essere fatto è essenzialmente per la funzione che si svolge, però in alcuni casi viene anche attribuito l'utilizzo promiscuo. Questo dipende dal tipo di attribuzione che ne viene fatta. Sotto il profilo della trasparenza, non potendosi considerare una remunerazione tout court, perché qui si parla appunto di incarichi assunti, io non assumo l'incarico perché mi danno il telefono è funzionale all'assunzione dell'incarico, allora io non lo vedrei in questa sezione che stiamo trattando. Lo vedrei assolutamente nel bilancio e lo regolamenterei come già regolamentato nel codice dei dipendenti, che si estende in quanto compatibile ai consiglieri. Scusa se ho preso la domanda, però magari dopo non sì, era sì, più. No, è che stiamo okay. Già stretti. Sì. Poi, articolazione degli uffici, un'altra casella che ci fa paura, ma che è una casella semplice. Se noi andiamo a vedere la casella articolazione degli uffici, le cose da pubblicare nell'universo ordine sono pochine, perché vanno pubblicati i dati relativi agli uffici se l'ordine è suddiviso in uffici, perché magari l'ordine è suddiviso solo in segreteria, però se l'ordine è segreteria generale, formazione, opinamento, allora a quel punto esiste una suddivisione. La norma si riferisce a indicazione dei dirigenti. I dirigenti già di norma non esistono, ma poi spesso nell'ambito dell'articolazione uffici
è soltanto, come dire, una funzionalità quella di mettere il nome di qualcuno, perché spesso neanche il livello consente di avere una responsabilità. Quindi io mi limiterei a suddividere gli uffici se c'è effettivamente una persona di riferimento che per qualifica il livello meriti di stare lì, mettiamo il nome, altrimenti anche no. Mentre invece è interessante l'organigramma, laddove vi è una organizzazione più complessa, perché attraverso l'organigramma chi guarda il sito sa a chi rivolgersi. Quindi è un tema funzionale quella dell'articolazione degli uffici, non è un tema di responsabilità. Invece è importante è che pubblicate i dati di contatto. Dati di contatto, ovviamente mettete quelli istituzionali se avete solo quelli, ma se invece ci sono dei contatti ad hoc, perché no? Poi, sempre relativamente alla sezione amministrazione trasparente, devo richiamare la vostra attenzione su un'altra delle caselle sempre meno popolate, titolare di incarichi di collaborazione e consulenza. Allora, prima domanda che mi si fa, ma chi ci devo mettere qui dentro? Allora, sicuramente lì dentro non va messa l'impresa di pulizia, perché il collaboratore o consulente, per definizione, è quello che presta all'ordine un tipo di attività di tipo intellettuale. Quindi la prima distinzione che dobbiamo fare, e che ANAC ci sottolinea in alcune linee guida, è che vanno messi in questa sezione tutti gli incarichi che non siano riconducibili all'appalto di servizi. Ogni qualvolta abbiamo un appalto di servizi, pulizia, manutenzione, stampa della rivista, guardiania, adesso mi vengono in mente i più vari, sì, esatto, quello non va messo in collaborazione e consulenti. Collaboratori e consulenti sono quelli che svolgono per l'ordine attività intellettuali, il vostro consulente del lavoro, il vostro consulente legale, laddove ce ne abbiate uno in via continuativa. È chiaro che se lei prende un consulente legale unico per una pratica giudiziale urgente, non è che lo può mettere prima, lo metterà dopo perché non ha un contratto continuativo, però in genere il consulente fiscale, il consulente del lavoro sono soggetti che hanno un rapporto continuativo. Quelli vanno messi in titolare di incarico e di consulenza. Ricordatevi che dove li abbiate anche i revisori devono essere messi in questa casella, e secondo me in questa casella ci vanno anche i DPO, laddove abbiate nominato un data protection officer esterno, quindi un collaboratore o consulente, anche quello va messo in questa casella. Per ciascuno dei vostri consulenti o collaboratori va messo l'estremo dell'atto di conferimento, dunque se avete un contratto oppure una delibera riguardo, il CV, ANAC lo richiede conforme al modello europeo, però onestamente io tutte le volte che lo do, do quello normale perché non ce l'ho proprio, quello europeo, quindi però la norma chiede il CV europeo. Ovviamente i dati relativi al fatto che la stessa persona svolga incarichi per enti controllati, è un tema ovviamente di conflitto di interesse. E poi, signori, molto importante è l'attestazione che vi deve rilasciare il consulente sull'assenza di conflitti di interessi. Cioè io che opero per l'ordine di, io consulente che opero per l'ordine di, devo dichiarare, ai sensi poi di una norma del 165, quindi anche questa non è una norma di trasparenza, devo attestare che non esistano situazioni di conflitto di interesse. E poi ovviamente il compenso che viene percepita con evidenza se vi sono di componenti variabili o di componenti legate al risultato. Il compenso si mette all'ordo. Quindi anche questa casella vi chiederei di fare attenzione, perché è una casella che viene sicuramente valutata da ANAC, tant'è vero che chi di voi c'era a maggio si ricorderà che l'attestazione dell'OIV, tra le varie cose, insisteva anche su questi dati relativi ai collaboratori e ai consulenti. Essere responsabile del servizio Sì, è considerato un collaboratore perché comunque l'attività che svolge è di tipo intellettuale, quindi sì. E poi comunque, essendo delle figure obbligatorie, normale, normate, non c'è nessun problema di inserirle. Cioè il problema può essere giusto nella scelta, ma non è quella la sezione che ovviamente ne dà evidenza. Scusate, le domande le facciamo alla fine, per favore, Non prendete un sentono appunto dall'ordine, e anche abbiamo uno quella spazio non l'hanno dedicato a ascoltata. ciò. E insomma, sono tutte super interessanti, tanto poi dobbiamo riprendere tutti questi argomenti, quindi le domande le facciamo. Tra l'altro approfitto per dire che comunque le slide saranno come al Le solito messe a disposizione condividiamo. Sì, sulla nell'area sezione degli riservata. ordini aggiornata.
successo, e anche il video della giornata di oggi sarà pubblicato giusto qualche giorno di post produzione, consentiteci, sul canale YouTube. Io non ti do il disclaimer privacy. Il video si vedono solo le slide. Ah, allora le faccio la voce. Va bene. Altra sezione da compilare in maniera diciamo attenta è quella del personale. La prima voce che vi si chiede sono i dati dei dirigenti. Se i dirigenti non li avete, scrivete che non avete dirigenti. Poi c'è il dato sulla dotazione organica. Intanto la dotazione organica che cos'è? È il complesso delle risorse umane di cui l'ente necessita in un determinato tempo per il raggiungimento degli scopi. Allora, sulla dotazione organica vi chiedono due cose nello specifico: il conto annuale del personale e delle spese e il costo complessivo. Io suggerisco sempre per questo tipo di pubblicazione di fare un passaggio con chi vi fa le famose buste paga. Perché? Perché esistono delle norme, soprattutto di derivazione sindacale, che vi danno indicazioni su come questi dati si devono pubblicare. È ovvio, ci arriviamo tutti, vanno pubblicati in forma anonima, in forma aggregata, laddove possibile, però sicuramente una persona che è abituata a fare le buste paga, oltre a darvi i contenuti, salvo che non li facciate voi direttamente, vi può dare anche evidenza di questo, per esempio sui tassi trimestrali di assenza. Quindi sicuramente è una sezione che io popolerei nella maniera più semplice possibile, perché anche qui parlare di dotazione organica, alcuni per esempio mettono la pianta organica, che è comunque un elemento, perché attraverso la pianta organica, ovviamente approvata, non una pianta organica auspicabile, ma approvata, si dà evidenza e prova di quello che realmente serve all'ente in quel momento. Comunque qui vanno pubblicati i conteggi, vanno pubblicati i dati sul personale non a tempo indeterminato. Prima si chiamava personale a tempo determinato, adesso non so perché la dicitura è stata modificata. Tassi di assenza, contrattazione collettiva, ovviamente potete fare il link al sito di ARAN, nonché integrativa se esistente. E poi inizia ad apparire l'OIV. Allora, l'OIV in questa sezione è il momento per indicare a chi vi viene a controllare che ai sensi del 101/2013 l'OIV per gli ordini non si applica, è una norma di legge. Soltanto per curiosità dovete sapere che ci sono anche stati ordini che hanno interpellato il Dipartimento della Funzione Pubblica piuttosto che altre autorità e gli è stato risposto sì, lo dovete avere, ma c'è una norma che lo esclude, per cui io riterrei che la norma superi ogni interpretazione, però il suggerimento è quella di indicare il tenore di questa norma nell'ambito di questa sottosezione. Sempre continuando, io ovviamente ho utilizzato l'ordine della delibera 1310, bandi di concorso per il reclutamento, quindi è sempre qualcosa di affine al personale. Se avete in qualche modo fatto bandi di concorso per reclutare, ovviamente vanno inseriti, e dal 2016 vi è anche l'obbligo di pubblicare i criteri di valutazione che devono essere pubblicati non appena disponibili, e soprattutto le tracce delle prove scritte. Poi anche lì la domanda che ci arriva: ma la devo pubblicare prima? No, la traccia della, lo so, ma ci arriva, cioè, quindi la traccia della prova scritta va pubblicata dopo, quindi, però va pubblicata, perché anche quello è un criterio di trasparenza per verificare come l'ordine incarica, perché voi ovviamente siete tenuti ad un regime pubblicistico, quindi il bando per voi è necessario. Oltre a questo dovete avere cura che il bando rimanga sul sito per almeno 5 anni. Enti controllati, ce lo siamo? Sì. Rispetto a quando si è fatto? 5-5. Beato chi lo vede, 25 anni. Noi già siamo in una fase discendente. Enti controllati, ci siamo già detti il perché vanno pubblicati i dati, ci siamo già detti che il riferimento di questi dati è un riferimento relativamente semplice perché è una fotografia. Aggiungo due cose: la prima cosa sono gli elementi da pubblicare in formato tabellare, che è tutto quello che vedete con i pallini: ragione sociale, misura della partecipazione, durata dell'impegno, l'onere complessivo garante sull'ordine. Anche qui la domanda è: che significa
significa onere complessivo? Significa che se voi, oltre a sovvenzionare economicamente con un flusso di denaro, pagate anche l'affitto, l'onere è complessivo, perché è la somma di più cose che sostenete. Numero dei rappresentanti dell'ordine negli organi di governo e se vi è un trattamento economico, risultati del bilancio degli esercizi finanziari degli ultimi tre, chi copre gli incarichi di amministratore dell'ente e se vi è un trattamento economico, dichiarazione di sussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità, il consigliere che diventa anche consigliere di fondazione deve rilasciare una dichiarazione con la quale dice assumo questo incarico e non vi sono incompatibilità o inconferibilità, se vi sono siti istituzionali il collegamento a questi siti e poi ovviamente chi di voi abbia più enti controllati una rappresentazione grafica della tipologia di controllo. Chi controlla soltanto un ente ovviamente il controllo sarà, scusatemi, una linea al 100%, però siccome ci sono enti che hanno più controlli dove il controllo banalmente non è soltanto nei confronti della fondazione, perché ad esempio ci sono ordini che hanno delle associazioni o partecipano a delle forme diciamo associative anche solo per svolgere le attività formative diminuendo i costi, mi ricordo qualcuno a volte parlava addirittura di un consorzio a cui partecipavano, quindi non è solo la fondazione che rientra nell'articolo 22, perché l'articolo 22 nasce per tre diverse tipologie di enti: l'ente vigilato, la società partecipata e l'ente di diritto privato controllato. Facendo uno screening sulle attività e le partecipazioni dell'ordine, la categoria più vicina a noi è l'ente di diritto privato controllato, perché appunto la fondazione, l'associazione, eccetera. Quindi è per questo che li chiamiamo già enti di diritto privato controllato e non vigilati. E l'altra cosa che invece vi devo dire è che non nell'ambito della normativa di trasparenza, dello schema, ma nell'ambito delle linee guida sulla trasparenza, ANAC indica una cosa importante che aveva già indicato in precedenza in degli interpelli, in degli orientamenti. Nella misura in cui l'ordine deve erogare delle somme a qualsiasi titolo nei confronti dell'ente controllato, dove però le somme sono a titolo liberale, non come servizio, no? A titolo liberale, allora prima di erogare deve verificare che effettivamente sul proprio sito siano presenti questi dati dell'ente controllato e lo verifica attraverso il responsabile anticorruzione. Adesso, la cosa che spesso si dice, sì, ma io l'ho verificato, da solo non basta, dovete dimostrare di averlo verificato. Quindi nella misura in cui un ordine delibera un'erogazione liberale alla propria fondazione, nella delibera andrà scritto che avendo verificato con il responsabile anticorruzione che le informazioni di cui al 22 sono state fornite, delibera. Quindi dovete dare evidenza che veramente questo controllo è stato fatto. Sulle attività e i procedimenti, ve l'ho detto in apertura, per tutte le tipologie di procedimento, e vi dico i procedimenti dell'ordine corrispondono alla missione istituzionale, dovete fornire in formato tabellare queste informazioni. Descrizione del procedimento, nel vostro caso basta il nome. Unità organizzativa responsabile di istruttoria, se c'è qualcuno di responsabile. L'ufficio che si occupa e se è diverso l'ufficio che delibera, il vostro ufficio che delibera su tutto, anche sulla congruità e comunque il consiglio, quindi non è che avete grossi dubbi. Modalità per gli interessati di ottenere informazioni, dunque anche qui dati di contatto da soli sono sufficienti, termine fissato dalla normativa per adottare il provvedimento oppure se vi è una possibilità di silenzio assenso, se ci sono strumenti di tutela per l'interessato, in qualche caso ci sono perché trattandosi di procedimenti amministrativi lo strumento del TAR c'è sempre, se esistono dei servizi online, ad esempio ultimamente stavo assistendo un ordine che aveva deciso di fare tutta la parte diciamo di iscrizione eccetera a livello informatico, quindi con delle istanze pervenute attraverso il canale web, modalità per effettuare i pagamenti che prima di tutto servono a voi per farsi pagare e poi per i procedimenti a distanza di parte, ma nell'ordine sono tutti i procedimenti a distanza di parte tranne il disciplinare che però ovviamente è a istanza di un'altra parte spesso, ma che però è fuori dalla normativa anticorruzione, vi ricordate? Allora anche in questo caso se ci sono degli atti o documenti da allegare, informazioni di contatto. Quindi informazioni da fornire sono queste e il formato tabellare è sicuramente quello benvenuto.
i provvedimenti amministrativi, ne abbiamo parlato tante volte, prima si pubblicava tutto il provvedimento amministrativo, che nel caso nostro coincideva con il verbale, poi la normativa di trasparenza ha indicato che non si deve pubblicare tutto il carteggio, ma si deve pubblicare l'elenco dei provvedimenti finali, quindi vi basterà delibera numero del. Ma non tutte le delibere vanno pubblicate, ma soltanto quelle che si riferiscono alla scelta del contraente per affidare lavori, servizi o forniture, dando evidenza della modalità prescelta, quindi un minutino in più dobbiamo impiegare, e poi gli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti pubblici o privati ai sensi del 15, i famosi accordi tra pubblica amministrazione, ad esempio l'ordine che fa l'accordo con l'università è un tipo di provvedimento che deve essere pubblicato. Se vi sono dirigenti, io conosco solo due o tre ordini, ingegneria e dirigenti, allora in quel caso lì anche i provvedimenti dei dirigenti, non solo quelli del consiglio dell'ordine. Però questa norma è importante perché c'è stata una grossa querela sulla pubblicazione o meno dei verbali dell'ordine. Non c'è una norma che richieda la pubblicazione del verbale del consiglio dell'ordine, o almeno non c'è nell'ambito del 33/2013. Se l'ordine vuole pubblicare integralmente il verbale, ovviamente ben venga, e corrisponde anche lì ad un innalzamento del livello di trasparenza che dunque potete mettere nell'ambito dei vostri piani triennali. Il suggerimento che però mi permetto di darvi, per averne visti tanti, è che se pubblicate il verbale, pubblicatelo bene, perché ogni volta che l'ordine pubblica il verbale si tira dietro problemi di privacy. Allora, o siamo molto bravi nel capire quello che va messo e quello che non va messo, o forse è meglio non pubblicarlo, perché poi da una parte sicuramente risolviamo e diamo un valore più forte alla trasparenza, però dall'altra parte possiamo avere dei problemi, e i problemi di privacy, come sapete, hanno dei risvolti civili, penali e diciamo amministrativi, quindi attenzione a quando si fanno queste cose. Bandi di gare e contratti, come vi dicevo prima, si devono pubblicare, l'ordine per ciascuna procedura pubblica in formato tabellare degli elementi che ci vengono detti dalla norma, quindi il CIG, il proponente, l'oggetto del bando, la procedura di scelta, gli invitati, l'aggiudicatario, gli importi, i termini, e poi ovviamente gli atti di programmazione biennale degli acquisti e triennale dei lavori. Anche questa non è una norma che viene esclusa per gli ordini, abbiamo ricevuto anche un quesito qualche tempo fa, l'atto di programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi o triennale per i lavori pubblici non deriva dalla trasparenza, non deriva dalla norma di trasparenza, ma è una norma che è connessa alla natura di ente pubblico non economico dell'ordine. Quello che dovete sapere è che questi atti corrispondono a delle attività di programmazione del Consiglio dell'Ordine, ma che però devono avere una loro codifica se ed in quanto superino dei limiti. Quindi magari per un Consiglio nazionale fa senso pubblicarlo, ma per l'Ordine, per esempio, l'acquisto di beni e servizi per essere codificato in una programmazione deve superare i 40.000 euro. Quindi, diciamo, è rimesso molto al tipo di attività che svolgete, però esiste questo obbligo di pubblicazione. Per ciascuna procedura, se vi sono avvisi di preinformazione e delibere a contrarle, poi vi sono degli atti tipici dell'ente aggiudicatore, avvisi, bandi, piuttosto che provvedimenti di esclusione, emissione, commissione aggiudicatrice, eccetera. Atti di concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi, laddove operiate in questo modo, cioè attribuite sovvenzioni, contributi, sussidi o vantaggi economici, prima di tutto vi deve essere una procedura che vi consenta di farlo, ma non tornerò sul punto perché è stato già oggetto della nostra incontro del 17 maggio, dove abbiamo anche indicato come fare un regolamento. Quello che dovete sapere è che però tutte le attribuzioni superiori a 1.000 euro vanno pubblicate, per ciascuno di questi vanno pubblicati degli elementi che identificano la sovvenzione, e poi soprattutto va pubblicato l'elenco dei beneficiari. Pubblichiamo i bilanci preventivi e consuntivi. Attenzione, il formato deve essere aperto perché deve essere esportabile. Pubblichiamo i dati del patrimonio immobiliare, e io qui nei TIC vi ho messo quello che va pubblicato: immobili posseduti, detenuti,
canoni di locazione sia percepiti che versati, e canoni, scusate, qua c'è un doppio, e soprattutto il motivo per cui si pubblica questo è perché anche un immobile fruito a titolo gratuito può generare delle spese, quindi è questo il motivo. I dati dell'ordine devono ovviamente, i dati delle proprietà devono avere un riscontro catastale. Nella sezione controlli e rilievi sull'ordine, l'ordine pubblica l'attestazione OIV o di struttura analoga, pubblica la relazione degli organi di revisione se c'è, pubblica il documento di validazione della performance, della relazione di performance se c'è. I dati sui pagamenti ve l'ho già detto, quindi non soltanto i dati sulla tempestività del pagamento, ma anche sulle modalità per ricevere i pagamenti, IBAN e pagamenti informatici sono strumentali proprio a farsi pagare, e poi, come vi preannunciamo, abbiamo una sezione altri contenuti, che è la sezione che sicuramente più degli altri dovete avere cara, perché è la prima che viene guardata. La sezione altri contenuti si compone di varie sottosezioni, quelle utili per noi sono prevenzione della corruzione e accesso civico. Nella prevenzione della corruzione ci andiamo a mettere il PTPC corrente più i PTPC precedenti, la nomina del responsabile, ma non soltanto la nomina, anche i dati di contatto, il regolamento di prevenzione della trasparenza se c'è, se è adottato. Allora, io ho visto sui vostri siti che ancora ci avete un regolamento che il CNI ha fatto a fine 2014, però magari aggiungi un attimo una cosa su questo, perché quel regolamento venne fatto inizialmente prima ancora che ci fossero tutti i chiarimenti che poi ci sono stati, e quindi ormai ha perso di significato, tant'è che anche noi abbiamo messo che è in corso di aggiornamento, ma di fatto non verrà sostituito, ormai non sarà più sostituito da nessun documento, quindi anche a voi suggerisco di toglierlo a questo punto dai vostri siti. Ce l'ha o può mettere non più in vigore, in quanto proprio superato dalla normativa, cioè il fatto che non sia più in vigore perché contiene delle previsioni che non esistono più, oppure direttamente lo eliminate, e poi se vi siano stati, ma non mi risulta, provvedimenti di ANAC di adeguamento. Invece l'altra sezione molto calda è quella dell'accesso. Non è questa la sede dove mettere il regolamento accessi, perché il regolamento accessi si mette o nella sezione, oppure quello che vi dice la Maria, il regolamento accessi va messo in home page. Questo è importante. Nell'home page fate una casellina, noi ce l'abbiamo, no? Sì. Però a parte questo dovete mettere indicazioni per i tre tipi di, per i due tipi di accesso semplice e generalizzato. Nel caso del semplice ovviamente dovete mettere il nome del responsabile antievoluzione, ma soprattutto l'individuazione del titolare del potere sostitutivo. Sapete che una delle norme di diritto amministrativo è che per ogni procedimento, oltre ad esserci un responsabile, ci deve essere qualcuno che lo sostituisce laddove il responsabile non si palesi. E poi invece per l'accesso generalizzato, l'ufficio competente che riceve la richiesta, le modalità per accedere, anche qui i recapiti telefonici. E poi dovete mettere il registro, anche se non c'è niente nel vostro registro, però lo dovete mettere. Ricordatevi che il registro è sempre in forma anonima, quindi dovete dare evidenza. Quando avete ricevuto la richiesta, di come l'avete evasa, però senza mettere... Esatto. E quindi questo è su altri contenuti. Qui vi ho messo una slide sempre sulla qualità dei dati e sulla decorrenza e durata dell'obbligo, perché sulla qualità dei dati è importante quello che ANAC dice, cioè un'esposizione in tabelle e va bene, ma soprattutto l'aggiornamento del dato. Ogni qualvolta voi mettete un dato nuovo dovete mettere dato aggiornato al, e soprattutto non dovete togliere i dati vecchi. E poi la decorrenza dell'obbligo di pubblicazione. La pubblicazione di un documento deve rimanere 5 anni a far data dall'entrata in vigore dell'obbligo. Adesso l'entrata in vigore dell'obbligo per le PA è del 2013, dell'obbligo per gli ordini, se vogliamo proprio essere scientifici, è dopo la Maria, quindi cos'era, il maggio 2016 mi sembra. Deve rimanere 5 anni, trascorso il quinquennio lo potete eliminare. E poi i dati ulteriori, voi avete una sezione dati ulteriori, sono quei dati che voi volontariamente mettete. Adesso spendo 5 minuti per quanto riguarda la tutela dei dati personali e le altre cose, poi se volete facciamo 5 minuti e poi non mi io time. Eviterei 5 minuti perché sennò rischiamo di non rientrarci con i tempi. Allora, per quanto riguarda la trasparenza e la nuova disciplina dei dati personali, voi sapete che nel maggio
del 2018 è definitivamente scaduto il termine di adeguamento per il regolamento europeo in tema di dati personali. Sapete anche che però il 19 settembre è entrato in vigore un altro provvedimento che a livello italiano sicuramente segna l'attuazione della normativa privacy, che è il decreto legislativo 101 di modifica del codice privacy. Quindi il codice privacy esiste ancora, non è il mio ruolo ma mi permetto di dirvelo perché tutti mi dicono non c'è più, no, esiste ancora ma è stato modificato da un decreto legislativo. Diciamo che tutto questo ha nuovamente creato dei dubbi sull'applicazione della normativa trasparenza. Voi vi ricorderete che nel 2014 e relativamente ai dati obbligatori ANAC ha tirato fuori una linea guida, devo dire fatta anche bene perché molto chiara, su cui si diceva come ci si comportava nei casi in cui l'ente fosse tenuto obbligatoriamente a fornire dei dati. E le regole sul trattamento dei dati personali da parte dei soggetti pubblici che agiscono nell'ambito della funzione pubblica, quali voi siete, sono delle regole che non è che sono state modificate, perché l'ordine pone in essere questi obblighi di trasparenza in quanto è tenuto per legge. Adesso, in base al nuovo codice privacy, si dice che l'ordine ha un interesse legittimo al trattamento di questi dati, quindi le regole sul trattamento non sono cambiate per chi come voi svolge attività diciamo con una rilevanza pubblica, però le cautele aumentano, perché questo che cosa impone? Che l'ordine, prima di mettere a disposizione sul proprio sito dati e documenti che contengono dati personali, deve verificare A, che esista una normativa perché questi dati vengano effettivamente pubblicati, e questa normativa può anche essere di settore, pensiamo ad esempio alla PEC. Perché non è che è citata nel regolamento di trasparenza, però vi è un'altra norma che indica della sua pubblicazione. E comunque in ogni caso, dopo aver verificato che esiste una normativa che obbliga l'ordine a pubblicare quei documenti, in ogni caso l'ordine deve sempre conformarsi ai criteri base della privacy, cioè l'adeguatezza, la pertinenza e la minimizzazione. I dati devono essere pertinenti, cioè se mi si chiede la delibera con cui vedo l'iscrizione di Barbara Lai, è inutile che mi dai la delibera con cui c'è anche l'iscrizione di Mario Rossi, perché Mario Rossi non è un dato pertinente. La minimizzazione, cioè quei dati che sono realmente necessari a quello scopo, di modo che tutti quelli che non sono necessari devono essere cassati, e poi quindi è necessario che l'ordine si attenga a questo criterio di minimizzazione e pertinenza, ma soprattutto che l'ordine provveda a rendere non intelligibili i dati quando non pertinenti, sensibili o giudiziari, o comunque i dati che non sono indispensabili per la comprensione del documento. Dopodiché ANAC recentemente in una consultazione, ma l'aveva già fatto il garante, ha anche speso qualche parola sul ruolo di supporto del DPO, cioè tu ente pubblico, tu ordine, hai un DPO perché ce lo devi avere, sei un organismo di diritto pubblico, quindi cadi nel novero delle persone che devono avere un Data Protection Officer. Utilizza il Data Protection Officer come supporto tutte quelle volte che devi pubblicare dei dati e relativamente alle pubblicazioni per cui non hai una sicurezza. Adesso, tornando all'universo ordine, dobbiamo capire chi fa la pubblicazione. Voi vi ricorderete che l'anno scorso abbiamo fatto un esercizio che poi è diciamo l'Excel della trasparenza. A ogni obbligo di trasparenza corrispondeva chi doveva formare il dato, chi doveva reperire il dato, chi doveva pubblicarlo, chi doveva controllarlo. Chi doveva pubblicarlo, chi deve pubblicarlo è il soggetto che sicuramente deve stare maggiormente attento alla privacy. Quindi io non posso chiedere al consigliere che fa la delibera di iscrizione, ma vi dico iscrizione, ma non è corretto perché l'iscrizione invece è una cosa che può essere pubblicata, la delibera di esonero. Io non posso chiedere al consigliere di cancellare o di trattare il dato in un determinato modo, perché lui l'atto lo forma, sarà poi il soggetto che eventualmente lo pubblica che andrà a cancellare il dato, a renderlo non intelligibile, eccetera. Però l'invito fatto da ANAC sui dati a pubblicazione obbligatoria è che il soggetto tenuto alla pubblicazione utilizzi il ruolo del DPO nell'ambito di questa attività. Poi invece una questione importante che con qualcuno di voi già abbiamo affrontato è l'eventuale coincidenza tra il DPO e l'RPTC. Allora, su questo si sono espresse sia il garante che l'ANAC.
Diciamo che non viene vista di buon occhio la coincidenza dei ruoli, nel senso che ANAC ritiene che nel caso in cui il DPO sia un soggetto interno, quindi nei soli casi in cui il DPO è un dipendente dell'ordine, un dirigente dell'ordine, e per quanto possibile, è importante questo inciso, le due figure non dovrebbero coincidere perché potrebbero limitare lo svolgimento di alcune funzioni, l'accesso di una delle funzioni più tipiche. ANAC però apre ovviamente e ritiene che un'eventuale coincidenza tra le due figure ci possa essere quando gli enti sono di piccola dimensione o quando vi sia carenza del personale. Adesso io non sto scoprendo l'acqua calda dicendovi questo, perché è normale che se la coperta è corta la si utilizza. Quello che però vi devo dire è che se fate questo dovete avere una bella motivazione, cioè nella nomina del DPO, o siccome le nomine si presume siano state già fatte, non è un ruolo mio, però so che insomma molti di voi l'hanno già fatta, allora a quel punto lì in una delibera successiva dare atto che la coincidenza dei ruoli è stata necessitata dall'organico piccolo piuttosto che dal fatto che non vi erano altri soggetti che in quel momento fossero deputati a tale assunzione. Però l'altra cosa a cui ci tiene ANAC è di dire che il fatto che esista un DPO diverso da un RPTC non significa che poi i ruoli tipici dell'RPTC vengano avviati, e questo in particolare quando si tratta del famoso riesame. Voi sapete che nel caso dell'accesso generalizzato, nella misura in cui questo accesso generalizzato vada al riesame, cioè l'istante che si vede opposto un no va al vostro RPTC, l'RPTC quando fa temi di privacy può fare due cose, se le risolve da solo se sono banali, ma più normalmente può andare al garante privacy, tant'è vero che le uniche pronunce che abbiamo avuto su generalizzato sono quelle che derivano dal riesame adesso. E ANAC dice una cosa, attenti, perché al garante privacy per temi di generalizzato ci può andare solo l'RPTC, il DPO no, perché il DPO comunque viene concepito come un organo di supporto, quindi l'unico titolato ex legge ad adire il garante per temi di privacy collegati agli accessi è l'RPTC. Quindi questo è importante, perché io non conosco i vostri DPO, però la confusione potrebbe ingenerarsi, invece ANAC dice, prima di tutto vi dico che non può esserci questo tipo di coincidenza. Quindi queste erano le due indicazioni che volevo darvi sul tema della privacy. E l'altra cosa che volevo dirvi è che la norma privacy è una norma troppo giovane per poter fare congetture o altro, quindi per adesso ci limitiamo ad applicarla rispetto all'anticorruzione nella maniera più semplice possibile, e anche un po' affidandoci al buon senso. Invece sull'accesso generalizzato vi voglio dire due cose oggi. Intanto vi voglio raccontare lo stato dell'arte, cioè a che stiamo con gli accessi, e poi invece ho fatto un esercizio, sperando che vi sia utile, di quali sono i passaggi operativi che dovreste seguire se vi vedete arrivare una richiesta di accesso. Allora, sullo stato dell'arte, sicuramente il tema dell'accesso generalizzato è il tema più complesso della riforma Madia, anche perché è un tema che, come sapete, non è tipico della normazione italiana, ma è stato esportato da quelle che sono normazioni che hanno delle radici diverse, quindi ci ha colto un po' impreparati proprio sotto il profilo culturale. Ma ciò posto, gli unici due punti nodali che non sono stati mai messi in discussione è che nell'accesso generalizzato c'è una prevalenza di interesse pubblico, che la riforma Madia ci tiene a sottolineare, anzi addirittura nella circolare ha sostenuto che tra i due interessi dovrebbe privilegiarsi il pubblico. Invece l'altro principio è che comunque, al di là di tutti gli accessi, sicuramente non bisogna determinare lesioni alla riservatezza dei dati personali. Adesso, detti i principi è come non aver detto nulla, perché sono così antitetici tra di loro che il punto di incontro è qualcosa che è rimesso, ahimè, soltanto a noi. Con l'introduzione poi di questa norma europea ulteriore, se vogliamo, la questione è ancora più stata ingigantita, perché avrete visto che dal maggio in poi anche quelli che prima non sapevano che ci fosse una normativa privacy adesso ti scrivono, ah, stai violando la privacy, la mica privacy, eccetera. Tant'è che negli stessi ordini, io insomma durante un po' di formazione che faccio non per il CNI, ho notato che proprio gli ordini non hanno la consapevolezza di che cosa possono fare senza consenso e cosa invece necessita di un consenso. Però a valle di queste
diciamo, considerazioni che ancora meritano un approfondimento proprio per il tempo molto giovane, quello che vi posso dire è che la giurisprudenza amministrativa e il garante sono orientati diversamente nella gestione dell'accesso. Cioè, mentre il garante in tutte le istanze di riesame, devo dire nella maggior parte di quelle che ho letto, si schiera dalla parte della tutela dei dati e di quello che ha fatto il responsabile anticorruzione, no? Cioè sì, i dati vanno tenuti riservati e comunque la riservatezza implica che o non fornisci l'accesso oppure glielo dai in maniera parziale, differita, eccetera. La giurisprudenza amministrativa, al contrario, si è focalizzata su una posizione diversa, come a dire, tutte le volte in cui l'accesso crea uno stralavoro per l'amministrazione, deviando dunque dai principi di buona organizzazione, 5 dipendenti sono messi lì a fare fotocopie per l'accesso, allora a quel punto lì è legittimo rifiutarlo. Quindi vedete che le posizioni rispetto allo stesso argomento sono focalizzate su interessi diversi ed è questo il motivo per cui, in maniera anche un po' spiacente, vi dico che ad oggi non esiste ancora una regola per gestire l'accesso, ma davvero l'accesso deve essere gestito in base alla situazione che vi si presenta caso per caso. Vi devo anche dire un'altra cosa, che in tutti i precedenti che ci sono stati dal maggio adesso sugli accessi, non ho riscontrato precedenti che riguardano gli ordini, ho riscontrato molti precedenti in materia edilizia, molti precedenti in materia di tutela di situazioni particolari, tipo case popolari, eccetera, però sugli ordini territoriali non ho visto, da maggio adesso è veramente poco, ovviamente, magari in gestazione qualcuno, non ho visto nulla. L'unico tipo di pronuncia che ho visto e della quale abbiamo già parlato è una pronuncia che però è del febbraio 2017, quindi oramai datata, perché anche, diciamo, precedente alla normativa privacy, e peraltro in una materia che non ci interessa da vicino perché è la materia disciplinare. In questo caso l'ordine territoriale fu richiesto di un accesso generalizzato su un procedimento disciplinare e l'accesso generalizzato venne negato dall'ordine e questo, diciamo, diniego è stato assolutamente confortato dal garante privacy. Qui vi ho messo in corsivo proprio la massima del garante privacy, secondo cui gli atti del procedimento disciplinare sarebbero comunque preclusi, salvo l'accesso agli atti, okay? E quindi in ogni caso non si applica l'accesso del FIFOIA, in considerazione, proprio dice il garante, della particolare incidenza dell'ostensione, cioè della pubblicazione di questi atti sulla riservatezza. Adesso, giusto per dirlo in confidenza tra di noi, l'accesso generalizzato, come voi sapete, non prevede la pubblicazione dell'atto, no? Perché tu l'accesso generalizzato, ne abbiamo parlato tante volte, come lo puoi mettere? Fornendo il documento a chi te l'ha chiesto, dunque non pubblicandolo, ma fornendo a chi te l'ha chiesto. Però è chiaro che nella misura in cui il documento va a chi te l'ha chiesto non dovrebbe utilizzarlo per scopi estranei, però noi non abbiamo il controllo di chi lo riceve. Quindi uno degli argomenti su cui spesso si sono soffermati sia il garante sia il TAR dice sì, è vero che l'accesso generalizzato poi alla fine si trasforma in una trasmissione del documento ad una persona, però è anche vero che in quel momento lì è come se l'avessi reso già pubblico e quindi il valore della lesione è effettivamente un valore che potrebbe essere amplificato. Adesso, a valle di tutto questo, quello che mi viene sempre chiesto da voi, e fermo restando che noi di accessi ne abbiamo abbondantemente parlato e che i vostri regolamenti neanche troppo tra le righe prendono in considerazione tutto quello che un ente dovrebbe fare, la domanda che più spesso mi si rivolge è: ma se io ricevo un accesso generalizzato o un accesso civico o un documentale, un accesso in genere, ma che cosa devo fare? Oltre ad arrabbiarmi che l'ho ricevuto, perché la prima, diciamo, reazione della segreteria è che si arrabbia e poi mi chiama il presidente che è ancora più arrabbiato, cosa devo fare? Allora, io qui vi ho elencato una serie di cose proprio materiali che dovete fare per arrivare poi a decidere come trattarlo. Prima di tutto dovete verificare se il richiedente si è identificato, perché il richiedente che non si identifica non è un soggetto che ha diritto di essere, come dire, trattato. L'identificazione è necessaria, noi stiamo parlando di un diritto, l'accesso è un diritto, allora se tu eserciti il diritto fammi capire chi sei. Quindi prima di tutto verifichiamo se il richiedente si è identificato. Poi verifichiamo se l'istanza di accesso identifica i dati, le informazioni o i documenti. Perché? Perché voi sapete che una, diciamo, dei capisaldi dell'accesso è quello per cui si chiede l'accesso a un elemento, a un documento che esista.
secondo le linee guida di ANAC, l'ordine non è tenuto a formare un documento per rispondere ad un accesso, o ce l'hai o non ce l'hai. Quindi intanto vediamo se ha identificato in modo preciso dati, informazioni e documenti, e nel caso in cui questi non siano correttamente identificati, ritorniamo dal richiedente a chiedere delle specifiche, perché voi sapete che con una circolare successiva al FOIA, la Madia, una circolare che si chiama proprio circolare Madia, la 2 del 2017, ha detto che rispetto a delle richieste che non sono precise, dobbiamo tornare dal richiedente a chiedere specificazioni e solo se non ce le dà possiamo rigettare la richiesta. Poi verificare, una volta che abbiamo fatto questa attività, quindi di richiedere al richiedente se integri l'istanza, perché se non la integra il procedimento è chiuso, non dobbiamo dare il dato, se la integra invece continua, verificare se questa richiesta per caso attiene a documenti o dati che siano già pubblicati. Non poche volte ci è capitato che ci hanno richiesto il bilancio che era pubblicato, per il quale avevano anche votato in assemblea, quindi se è pubblicato dare atto della pubblicazione. Verificare poi, una volta che avete visto che il dato non è stato pubblicato e che evidentemente dovete trattare l'accesso, verificare se esistono delle eccezioni assolute alla disclosure del documento. Tendenzialmente in un ordine le eccezioni assolute che sono il segreto di Stato non esistono, però la verifica fatela, non si sa mai. Verificate se la richiesta di accesso può avere impatto sull'interesse pubblico o privato, perché magari non ha impatto, nel senso che se esiste un verbale in cui banalmente il Consiglio dell'Ordine prende atto di una circostanza e non ci sono degli interessi sottesi, voi quella informazione, quel dato lo potete offrire senza nessun problema, quindi il problema dell'accesso rileva soltanto se ci sono dei dati personali che potrebbero subire una compromissione, dopodiché se ci sono degli interessi privati, evidentemente ci sono dei controinteressati, verificare chi sono i controinteressati, ma soprattutto se è possibile raggiungerli. Vi sono state delle situazioni, ripeto, non di ordini, perché ancora non abbiamo giurisprudenza, in cui il diniego è stato legittimato dal fatto che i controinteressati erano troppi e quindi non si potevano raggiungere tutti, era difficile proprio fare questa attività. Se del caso, quindi contattare i controinteressati, e una volta che si sono contattati i controinteressati, iniziare a ragionare sulla situazione concreta di danno al controinteressato. All'atere di questo poi dovete verificare quanta attività viene richiesta al vostro ordine per evadere quella richiesta, perché a volte è successo che chiedevano tutto la prima nota, a parte il fatto che la prima nota non ha senso darla, perché la prima nota dovrebbe convergere, diciamo, in un documento ufficiale, ma poi evidentemente impiegare un addetto di segreteria per fare il PDF o le copie di un libro di 300 pagine, forse è un po' time consuming e assolutamente si risolverebbe in una violazione del buon andamento della pubblica amministrazione, perché voi vi ricordate che potete rifiutare un accesso tutte quelle volte l'attività richiesta per evadere l'accesso sia massiva e quindi comprometta il funzionamento degli uffici. Quindi verificate quanta e quale attività serve, quante e quali risorse umane devono essere dedicate a tutto questo, e quindi se tutto questo si traduce in un cattivo funzionamento dell'amministrazione. E poi un altro test che dovete fare, anche se non è il test, diciamo, definitivo, è capire se l'accesso ai dati interessa solo al richiedente oppure se potrebbe esistere un interesse pubblico alla conoscenza di quel dato. Perché vi dico questo? Perché spesso c'è l'interessato che vuole soddisfare una propria curiosità. Allora, se la curiosità è veramente del singolo e magari insiste su delle cose anche poco evidenti, sarà più facile declinare. Ma se invece la richiesta di quel dato potrebbe corrispondere alla richiesta che vi fanno altri n iscritti, allora forse lì il ragionamento prende una strada diversa. Verificare poi, infine, se l'interesse a dare il dato è superiore o pari a l'interesse privato da tutelare, in questo caso decidere se dare l'accesso, declinarlo, darlo parzialmente o differirlo. Ricordatevi che anche il differimento è una forma di gestione dell'accesso, perché magari vi si chiede l'accesso agli atti, o meglio, l'accesso generalizzato su atti il cui procedimento è ancora in corso, voi lì avete tutta la possibilità di dire: in questo momento
fornire i dati può essere controproducente per i diritti delle persone coinvolte, quando è finito il procedimento la situazione è indubbiamente diversa. Quindi questa serie di punti assolutamente non vengono da interpretazioni normative, ma vengono dall'esperienza che ognuno di noi ha maturato quando riceve materialmente l'accesso. Però io qui vi lascio una slide in cui intanto vi distingo nuovamente gli accessi, perché poi la confusione maggiore si genera tra il documentale, cioè l'accesso agli atti, e il generalizzato, anche perché i due accessi dalla normativa sono trattati in maniera molto analoga, cioè al di là della ratio che è diversa, però il tipo di procedimento è molto analogo. Quindi, lasciando perdere l'accesso semplice, che è quello sui dati obbligatori e che dunque è sdoganato, l'accesso generalizzato ha ad oggetto degli atti o documenti ulteriori, ma l'accesso documentale è l'unico accesso a cui veramente dovete prestare un'attenzione rispetto alla necessità del richiedente, perché per farvi un 241 il richiedente deve avere e dimostrare un interesse diretto, concreto e attuale, e soprattutto deve dimostrare che quel provvedimento finale può avere un'incidenza nei suoi confronti. Quindi l'accesso documentale voi lo prendete in carico se e in quanto il richiedente vi ha già dato evidenza di tutta questa documentazione. Al contrario, il generalizzato è un po' più, come dire, randomico, tant'è vero che ANAC nelle sue stesse linee guida definisce l'accesso documentale come un accesso in profondità, cioè il 241 è un accesso in profondità, il generalizzato invece è in larghezza, cioè io col generalizzato posso chiedere tutto, ma in maniera superficiale, col documentale posso chiedere poco, ma nello specifico. Va da sé, signori, che se un accesso documentale viene rifiutato per motivi di riservatezza, cioè se un 241 viene rifiutato per riservatezza, rifiuteremo anche l'accesso documentale sullo stesso dato, così come va da sé che se accogliamo un accesso generalizzato su un dato, dovrà essere accolto anche un accesso 241 sullo stesso dato. Quindi attenzione a questo, ma attenzione agli ultimi tre bullet del secondo paragrafino. Sappiamo che esistono eccezioni a dare l'accesso, le eccezioni sono assolute o relative. Nel caso delle eccezioni relative, per rifiutare un accesso, voi dovete dimostrare nella motivazione che il pregiudizio non solo esiste, ma è concreto. Cioè, qui veramente è una cosa per giuristi e mi chiedo scusa agli ingegneri che sono molto più pratici di noi. Il fatto che il mio dato nell'ambito di una graduatoria non pubblica possa essere visibile in astratto è un pregiudizio, no? In astratto. Ma voi non dovete dimostrare che in astratto è un pregiudizio, dovete dimostrare che se pubblicate quel dato o se fornite quel dato a Tizio è un pregiudizio concreto. Quindi dovete fare una valutazione tra il fatto di pubblicarlo in assoluto e il fatto di pubblicarlo in quella circostanza e l'effetto che può avere. Quindi, per dirvi in soldoni, quindi traducendo, diciamo, per chi come voi è più pratico di noi, nella motivazione non dovete scrivere soltanto che l'ostensione del dato comporta un pregiudizio, ma dovete scrivere che l'ostensione del dato comporta un pregiudizio perché. Perché gli interessi potrebbero risultare minati, in quanto il nominativo potrebbe essere utilizzato in una maniera contraria all'interesse del titolare, eccetera. È chiaro che declinare un accesso generalizzato non è un'attività che voi fate tutti i giorni, quindi è anche chiaro che vi andate a preparare su questo nella misura in cui vi trovate di fronte a un caso di accesso generalizzato. Però in quel caso leggere magari qualche provvedimento del garante che legittima il rifiuto può esservi utile per avere una forma per chiudere, diciamo, la motivazione. Le ultime due cose, obiettivi strategici in materia di prevenzione della trasparenza e della corruzione. Come diceva Barbara, per fare un piano triennale di corruzione c'è bisogno di avere obiettivi strategici, c'è bisogno non solo di averli ma di indicarli nel piano. Gli esempi, i template che noi abbiamo predisposto e abbiamo dato agli ordini già contengono la parte degli obiettivi di trasparenza. Dovete sapere che un ente pubblico si dota di una pianificazione strategica e di una pianificazione gestionale. La pianificazione strategica è che cosa faccio di qui a, la pianificazione gestionale è invece come faccio queste attività. Nell'ambito della pianificazione strategica dobbiamo citare delle attività che possano essere utili ai fini della trasparenza e dell'anticorruzione. Io qui vi ho messo un esempio, ma veramente vi pregherei di considerarlo esempio,
su due obiettivi, uno di trasparenza e uno di anticorruzione. Intanto una pianificazione di obiettivi la potete fare anche in formato tabellare, quindi non c'è necessità di fare un report. Nell'ambito della vostra delibera di consiglio potete anche mettere che l'ordine si dota di questa pianificazione e allegate una tabella. Poi se avete degli obiettivi strategici, chiamiamoli così, dell'ente, ben venga, altrimenti quelli di trasparenza, io in questo momento storico in cui tra l'altro vogliamo anche rinforzare il whistleblowing perché ce lo chiede la norma, ho fatto questa tabella che distingue l'ambito, diciamo, dell'obiettivo strategico, l'area, qual è l'obiettivo e come si raggiunge. Allora, l'ambito, prevenzione della corruzione. Un'area strategica da rinforzare, per esempio, può essere incrementare la possibilità di fare il detecting delle aree di rischio, cioè di essere consapevoli se ci sono episodi di malagestio. Per fare questo, che cosa possiamo fare? Possiamo rinforzare l'istituto del whistleblowing, perché il whistleblowing è l'istituto della segnalazione. L'obiettivo come si declina? Il whistleblowing esiste? C'ho una procedura? Se sì, bene, la rinforzo. Se non ce l'ho, la faccio. Questo è un obiettivo che vi potete dare in un termine annuale, triennale, eccetera. Però dimostra che il soggetto titolare dell'obiettivo, che non è responsabile anticorruzione, ma il consiglio, si sono posti il problema di pianificare un'attività in termini anticorruzione o trasparenza. Nel caso di trasparenza, per esempio, un obiettivo potrebbe essere quello di promuovere maggiori livelli di trasparenza attraverso, diciamo, una attività che va proprio nelle aree sensibili dell'ordine. Una misura potrebbe essere introdurre delle misure di trasparenza legate ad eventi formativi. Io non so chi di voi si ricorda cosa ha scritto ANAC nel PNA 2016. ANAC ha scritto che dovrebbe essere evidente sui siti dell'ordine il costo che l'ordine sostiene per gli eventi formativi. Adesso io questo non so chi lo fa, non è una mia materia, eccetera, però è uno spunto per farvi capire come un elemento di trasparenza può essere portato avanti. E poi l'ultima cosa, e poi mi taccio e parlate voi, è un'attività del responsabile anticorruzione che anche qui vedo spesso così, non considerata adeguatamente. Tra le varie attività del responsabile anticorruzione c'è quella di fare dei controlli, dei monitoraggi. Esistono dei monitoraggi che per fortuna già sono codificati per legge, e questo in particolare la relazione annuale del PCT, quella che si dovrebbe fare anche il 15 dicembre ma che a volte è slitta, e poi l'attestazione dell'OIV organo equivalente. Queste due, diciamo, misure di controllo sono stabilite dalla norma e sicuramente vi possono essere utili per dimostrare che come responsabili anticorruzione avete controllato. Però a mio avviso sarebbe auspicabile, soprattutto negli ordini con delle dimensioni più articolate, sarebbe auspicabile che vi fosse comunque un flusso di informazioni tra il responsabile e il consiglio, come a dire che il responsabile con una cadenza annuale, è sufficiente la cadenza annuale, verifica, secondo il piano di monitoraggio, che è il famoso allegato, verifica delle aree e in base a quelle verifiche scrive al consiglio dicendo guarda, tutto a posto, dobbiamo fare rimedio, c'è bisogno di incrementare questo, quindi una sorta di flusso di informazioni. Ma la cosa più importante, e quella invece accade molto più raramente, è che il responsabile anticorruzione dovrebbe essere coinvolto durante i processi, cioè nel continuo, perché il coinvolgimento nel continuo o anche preventivo consente di prevenire episodi di malagestio. L'esempio sempre che è ricorrente in questi casi è il famoso acquisto che supera i 40.000 euro, magari mettere al corrente il responsabile anticorruzione che si sta per effettuare quel tipo di acquisto, che i criteri utilizzati sono quelli, e quindi chiedere una sorta di blessing, di benedizione a come il consiglio si sta muovendo. Non perché il responsabile anticorruzione vi debba risolvere il tema dell'acquisto, ma perché il responsabile anticorruzione deve essere messo al corrente del fatto che vi è stata una scelta, una competizione dei criteri, eccetera. Quindi il monitoraggio nel continuo è sicuramente la forma di monitoraggio più efficace, perché consente di prevenire delle fattispecie, ma anche in quel caso quello che vi suggerisco è la codificazione. Se un consiglio vi chiede come responsabile di darvi un'indicazione, un parere, evitate di darla voce, ma anche due righe, lo scritto consente di dimostrare che avete operato.
Io sulla parte generale avrei finito. E rimane il tempo per i quesiti. Rimane qualche minuto. Allora, io qualche cosa qui già avevo. Appunto, l'ordine di Asti mi aveva mandato un bel po' di quesiti, addirittura in due invii diversi. Purtroppo c'è un blocco di quesiti che riguarda il discorso della convenzione sulla formazione tra ordini e fondazioni, non è argomento di anticorruzione, quindi non possiamo rispondere a questo tipo di domande. Eventualmente non so se suggerirvi di indirizzarle in modo generico al Consiglio e poi vediamo chi all'interno degli uffici può rispondervi. Sono arrivate poi altre domande che non so, penso che qualcosa hai già detto, che riguardavano... te le avevo già girate. Sì, perché poi l'intervento è stato anche un po' attarato su quelle domande che sono arrivate. Sugli incentivi al personale, sul fatto di adottare misure, sistemi di misurazione e valutazione della performance, delibere che attribuiscono gli obiettivi, se possono essere prese in considerazione come piano della performance, la relazione dell'OIV. Sì, insomma, ci riferiamo a quello che abbiamo già detto e soprattutto al fatto di comunque consultare chi di quell'argomento si occupa, perché in effetti non è un argomento di cioè un argomento di trasparenza, ma assolutamente non è un argomento che interessa il ruolo dei responsabili anticorruzione. Sta di fatto che tutto il tema della performance è ancora molto convulso, perché non ci sono indicazioni nette e quindi molto dipende anche se si ha una contrattazione integrativa o meno, cosa che noi ovviamente da qui non possiamo. Sì, dipende da quella che, da come appunto ogni ordine al suo interno è organizzato. Poi c'era un'altra domanda che riguardava sull'eventualità di un invio di linee guida per il prossimo programma triennale, ma probabilmente attendiamo adesso l'esito di questa consultazione dell'ANAC e poi sulla base non di c'è una grossa modifica, dunque si possono utilizzare i piani che sono stati, lo schema di piano che è stato già sdoganato. Una richiesta vi faccio, ne abbiamo già parlato a maggio, ma ANAC nel mese di marzo con una delibera ha indicato che preferirebbe l'adozione di un piano piuttosto che di un aggiornamento, perché ha rilevato che spesso gli aggiornamenti non riescono ad essere leggibili, perché spesse volte si fa riferimento al paragrafo 3 e si cancella il paragrafo 2, quindi preferisce comunque una diciamo adozione di un nuovo piano che poi come schema ricalca assolutamente quello che avete. Io non so se CNI deciderà di mandare uno schema, però il suggerimento che mi permette di darvi nella compilazione è di fare attenzione al contesto interno ed esterno dell'ordine. Cioè, sono due paragrafi che spesso non risultano di importanza, invece no, perché sono i paragrafi attraverso i quali raccontate quanti dipendenti avete, raccontate se non avete dipendenti, raccontate se vi sono delle attività strategiche che magari hanno occupato del denaro che invece era destinato ad altro. Cioè, è comunque una modalità per dare evidenza della situazione in cui si trova l'ordine, sia internamente sia sul contesto di riferimento. Quindi questo è sicuramente un suggerimento. L'altro suggerimento è quello di prestare molta attenzione alla sezione trasparenza, perché le sezioni di trasparenza che sono state sdoganate a fine 2017, inizio 2018, sono state sdoganate in maniera molto inconsapevole, molto. E allora a quel punto lì, se voi vi dotate di un piano, chi poi vi viene a controllare si aspetta che quel piano sia posto in esecuzione. L'inconsapevolezza in questo caso non fa bene, perché quando relativamente alla performance o anche diciamo tutto quello dei dipendenti, noi come CNI abbiamo indicato il segretario, è perché effettivamente il segretario su quello ci sta. Non è detto che negli altri ordini la stessa cosa funziona, quindi attenzione ai ruoli e alle responsabilità, perché anche per questo tema della privacy e per come si pubblicano le cose, ovviamente possono risultare un pochino più spinosi di quello che era magari nelle volte scorse. Poi c'era l'ordine di Rieti che mi aveva chiesto per quanto eventuali sponsorizzazioni ricevute da ordini in occasione di eventi ai fini dell'anticorruzione, se c'è necessità di dare evidenza. Intanto voi avete delle linee guida che già vi indicano la funzione di sponsor e come lo sponsor deve essere trattato, perché sicuramente le linee guida sono fatte sul presupposto di prevenire abusi della diciamo situazione di sponsorship, quindi quelle di loro già le ritengo un ottimo
un ottimo strumento di prevenzione. Loro che cosa chiedono proprio? Chiarimenti in merito a sponsorizzazioni ricevute dagli ordini in occasione di organizzazione di eventi e quindi modalità di gestione nell'ambito della quindi le linee guida 4.1 rispondono, nuove linee guida 4.1 rispondono per il seguente, sicuramente dello sponsor bisogna darne evidenza, ma le linee guida del CNI vi dicono anche come darne evidenza sotto il profilo, un profilo grafico, e vi dicono come mantenere l'attività di sponsorship separata da quella di formazione, nel senso che la formazione deve comunque avere un contenuto didattico autonomo che non può essere in qualche modo corroso dalla presenza dello sponsor. Però secondo me la norma già esiste, assolutamente. Abbiamo una domanda. Sì, Grunspan, Ordine di Ancona. In merito all'accesso civico generalizzato, come RPC vi è stata rivolta una domanda di riesame per l'accesso a un verbale del Consiglio di Disciplina e tutti gli atti inerenti. Uh-huh. Il mio quesito è: come RPC io posso andare a verificare gli atti di un ente che è sempre rispetto all'ordine ma ha una sua autonomia? E poi gli atti, che così tagliamo la terza torre, gli atti del Consiglio di Disciplina sono soggetti solo a 241? Perché se è soggetto solo a 241 abbiamo la risposta per tutti, per qualsiasi altro riesame che viene. Per me è così, è 241. E quindi, perché è un procedimento amministrativo. Soltanto. Sì, peraltro io non so se voi avete adottato il regolamento dei tre accessi, ma noi nel regolamento dei tre accessi diciamo chiaramente che per la parte amministrativa, nel caso del 241, è competente il segretario, per la parte disciplinare è competente il presidente del consiglio di disciplina. Io personalmente, ne abbiamo già avuto modo di parlare, in assenza di una norma specifica in tema, mi rifaccio a quella che è stata la indicazione del garante privacy per la quale... Prego? La 50? Quella del febbraio 2017. Sì, quella del febbraio 2017, il numero non lo ricordo, secondo il quale l'accesso generalizzato non è utilizzabile per i procedimenti disciplinari. E peraltro ti dico, oltre diciamo, a darvi questa indicazione, la condivido, perché secondo me non si può far diventare un disciplinare un luogo di curiosità, nel senso che se il disciplinare poi sfocia in una sanzione, la sanzione viene pubblicata sull'albo. Quindi io ritengo che per il disciplinare l'unica forma di trasparenza è la 241, laddove appunto si confermi l'interesse diretto concreto attuale. Sposo assolutamente, condividendo l'orientamento del garante sul fatto che il disciplinare non possa essere oggetto di accesso generalizzato, e per l'effetto ritengo che un RPTC di fronte a un disciplinare possa alzare le mani. Poi Rita, questo è il mio parere in un momento in cui non c'è né norma e né giurisprudenza e né pronunce al riguardo, però insomma mi sento confident, ma più che altro per me i diritti devono esserci, e così come esiste il diritto a vedere le cose, deve anche esserci il diritto a difendere. Mi chiedo perché questa persona non abbia fatto il 241, ha fatto il generalizzato. Ha fatto il 241, poi dopo ha fatto il generalizzato. Ok, allora ti rispondono le linee guida, allora scusate, la risposta c'era già ed è identica, ti rispondono le linee guida di ANAC, quando dicono che non si può dare poi la visione di un generalizzato su un 241 rifiutato, perché se non c'è l'interesse di diretta concreta attuale, cos'è 13.10? 13.9, quelle sull'accesso generalizzato sono le 13.9, 13.10 mi sembrava un numero di intervento, il 911 così dico. Quindi a maggior ragione che non è stato dato un tipo di interesse, un tipo di accesso del genere, io, e poi nella fattispecie se non è stato dato un 241 significava che quella persona non potesse proprio vederlo, quindi nel caso di specie non so, io diciamo la farei morire lì aspettando che poi qualcuno faccia qualcosa. C'è pure chi vuole fare il proattivo e andare al garante, però il garante già si è pronunciato a riguardo, quindi con
sui disciplinari il 241 è invisibile. Allora, perché il 241, no, quello però è il disciplinare CNI, mi dice che è diverso. Allora, il procedimento disciplinare è un procedimento amministrativo e come tutti i procedimenti amministrativi può essere oggetto di 241, quell'altro quello è giurisdizionale, diverso. E poi c'era lei che voleva dire qualcosa da prima del DPO. No, la... Vabbè, la rifà Guido, dai. Allora, la domanda dell'ordine dell'ordine di Ferrara. Scusami, Ferrara, è una domanda di privacy? Di anticorruzione? Ah, ok, no, perché non ho sentito la domanda. Deve pubblicare, e oltre alla nomina di Tessiclor, anche la nomina del responsabile per la transizione digitale. La domanda è semplicemente se va pubblicata nella sezione amministrazione trasparente tutta la procedura di nomina del DPO, del Data Protection Officer. La procedura di nomina? Io così ho capito. Ma la procedura o la nomina? La nomina. Ah, non so. No. È il responsabile per la transizione digitale, secondo anche il... È un tuo consulente? Lo paghi come consulente collaboratore? Si tratta di un dipendente. No, però, perdonami, consulenti e collaboratori sono legati da rapporti di consulenza e collaborazione, quindi il dipendente non deve essere nominato. Io ho specificato che il DPO va evidenziato se è esterno. Se è interno, no, perché... Se è esterno, se è interno non ne hai bisogno, almeno ai fini della trasparenza, poi magari ce ne sarà bisogno ai fini di altro. Ok. C'era poi, aspetta, terminiamo c'erano stati, te l'avevo girato mi pare, un quesito da parte dall'Ordine di Reggio Emilia per quanto riguarda dei corsi tenuti da un, questo qui, un ingegnere componente del consiglio, se poteva essere esonerato dal pagamento della riassumo io così, perché altrimenti il video dovrebbe leggere. Ci chiedeva un ordine: nella misura in cui un consigliere opera come tutoraggio, comunque supporto ad un corso, questo ingegnere può ricevere a fronte di questo servizio la partecipazione gratuita al corso, ricordo bene? Sì. Dipende da come vi siete impostato il regolamento di formazione interno. Perché non è che qui c'è quello che si può fare e quello che non si può fare, c'è quello che si fa attraverso le regole di cui uno si è dotato. Se nel vostro regolamento di formazione viene identificato che come riconoscimento dell'attività l'ingegnere può partecipare, insomma, perché no? C'è prima lei. Buongiorno a tutti, sono Prince da Grosseto. Volevo sapere come ci si può regolare nel caso in cui il dipendente è unico nella pubblicazione dei pagamenti, del pagamento. Cioè, quando si dice della pubblicazione delle spese per i dipendenti, sì, che sono anonime È tutto anonimo, però poi si capisce chi è. Allora, io lì forse, premesso che questo è un tema di privacy, quindi non è un tema nostro. No, però ci sono dei modi di pubblicare che non pubblici, ma dici i dati sono a disposizione e non si pubblicano per motivi di privacy. Cioè, esistono dei modi per oscurare i dati pur dicendo che i dati sono a disposizione. Ah, quindi saranno soggetti ad accesso Allora, secondo me quando c'è un dipendente unico è chiaro che qualsiasi cosa pubblica si riferisce a quel dipendente e quindi il tema però è sindacale. Quindi a chi va chiesto? Non a me. Perché dovrebbe essere una cosa che non so, no, però davvero il tema non è un tema neanche di protezione dei dati e basta, perché che il dipendente sia unico si sa e si vede sul bilancio eccetera, però credo che esistano delle tutele sindacali a riguardo di questo, oltre al fatto che poi sapere che esiste un'uscita di 1.000 euro per il dipendente, come dicevano loro, non lo trovi lì, sì, ma lo trovi in bilancio ed è ugualmente risalibile. Sì, grazie. Siamo proprio, prego, velocemente, bellezza se possibile. Sono 4 le domande velocissime, però. 4. La prima è questa: i consiglieri hanno l'obbligo della formazione.
informazione sull'anticorruzione una volta l'anno, noi abbiamo capito così. Questa formazione potrebbe essere coordinata dalla Federazione Regionale di Firenze, nel nostro la caso. La formazione ve la fate voi in maniera libera. Però i consiglieri sono tutti obbligati. Allora, il problema non è che il consigliere è obbligato, il problema è che siccome la formazione dei dipendenti o comunque delle persone che gravitano intorno all'organizzazione è obbligatoria, essendo i consiglieri deputati all'organizzazione dell'ente, sarebbe opportuno che avessero una formazione al riguardo, però il tipo di formazione, l'ente formatore è un tema vostro. Sì, ma la domanda non è peregrina, perché anche tra qualche consigliere non si dice, ma io non lo fo, no, te lo devi fare. Sì, però non diciamo anche la verità, che è difficile da parte vostra imporlo, perché il codice dei dipendenti si applica ai consiglieri in quanto applicabile, e come tutti i codici di autoregolamentazione l'efficacia del codice deriva dalla volontà di adeguarsi. Poi lei mi dirà, io ho dei temi deontologici per cui mi farebbe piacere che, però è difficile obbligarlo, ecco. Mentre il dipendente per via del rapporto gerarchico tu lo puoi, puoi disporre il corso, poi se il dipendente non si presenta in astratto potresti anche valutarlo sotto il profilo disciplinare. Per il consigliere è un po' diverso. Abbiamo un ordine con un solo dipendente, la segretaria, sì, lei verrà di sicuro. La seconda domanda, un ordine può chiedere che venga esaminato il proprio programma a chi? A Roma. 706. Sono 706. Risponde direttamente Barbara. Non è proprio nella nostra possibilità. Anche perché non c'è vincolo gerarchico tra CNI e ordini. E poi non conosco la vostra realtà. Io purtroppo il microfono che sono accesi. Vai. È impossibile, perché dovrei conoscere la vostra realtà, quindi più che fornirvi linee guida e darvi le indicazioni di massima, insomma. Io faccio principalmente attività di amministrazione. Terza domanda. Il responsabile dell'anticorruzione deve avere un'assicurazione pagata dall'ordine? No, perché qui ho letto i rischi stamani, è la prima volta che vengo, però mi sono impressionato, sudavo, dottoressa, sudavo. Studiamo tutti. Allora, non è prevista un'assicurazione a livello normativo, oltretutto io mi chiedo, ma un'assicurazione per che cosa? Contro un illecito penale? Perché il responsabile anticorruzione risponde soltanto in determinati casi, ma solo quando non ha vigilato e non ha fatto il piano anticorruzione. Quindi dare una manleva al responsabile anticorruzione è come se si autorizzasse a non fare il suo mestiere. Cioè, ritorniamo alla natura del responsabile anticorruzione. L'RPTC è un organo di controllo. Per definizione gli organi di controllo sono responsabili solo se si dimostra che non hanno posto in essere la loro attività. Nella fattispecie, se si dimostra che non hanno predisposto il piano, che non hanno predisposto il codice dei dipendenti, e quella è l'unica forma di responsabilità che può avere. Quindi dipende dal fatto di fare o non fare il controllo. Grazie. No, grazie a lei. Ultima. Siamo stretti. E poi purtroppo l'avvocato Lancia ha degli impegni. C'è una cosa che scusate, ma dall'altra parte di Roma. Andrea Policchi, segretario Ordine Ingegneri Caltanissetta. Siamo nelle condizioni in cui abbiamo due dipendenti, di cui uno è iscritto all'ordine, quindi un attimino in contratto, comunque c'è una duplice funzione, giusto? Questo dipendente ci richiede delle autorizzazioni a eseguire lavoro da libero professionista, che come consiglio chiaramente deliberiamo l'approvazione o meno. L'articolo 18 del 33-2013 dice che dobbiamo pubblicare... L'incarico glielo date voi? No. Non l'incarico, no, noi diamo l'autorizzazione... Il 18 è relativo agli incarichi, giusto? Sì, c'è pubblicazione... di eventuali incarichi affidati ai dipendenti. Però lui riceve un incarico da... Lui non sta ricevendo un incarico da voi, lui da voi sta ricevendo un eventuale liberatorio a svolgimento della professione. No. L'incarico lo riceve da... Tizio, non da voi, quindi non è la situazione del 18. Quindi noi non siamo obbligati a lasciare partire. Non date domanda. Incarichi, okay. Giusto? No. Okay. Noi deliberiamo l'affidamento della. Voi deliberate l'autorizzazione, esatto. Non siamo obbligati a pubblicare nulla su questo aspetto, se non le delibere di consiglio se vengono chieste. Un'ultima cosa, noi abbiamo un caso in cui il DPO coincide con il responsabile di corruzione, dove. Visto che Anac dice per piccole realtà, quali sono le piccole realtà?
La vostra è piccola anche. Sì, 1000 iscritti. Piccola. Cioè non lo dice, i requisiti dimensionali non vengono forniti, però se tu guardi l'universo ordini è piccola. Certo. Quindi la piccola realtà si desume da che cosa? Dal numero di iscritti, ma dal fatto anche che il consiglio sia di 9-11 con un dipendente. Quello con di due dipendenti. È già conferente come... Vabbè. Mettilo nel contesto interno. Certo, grazie. Buongiorno. Grazie a tutti. Purtroppo l'avvocato Lancia deve andare via, se no ce la mandate velocissimamente. Scusate, Simone Morani con ordine di Reggio Emilia riguardante il quesito relativo alla formazione. Sì. Qui si era posto il quesito in caso in cui uno, un componente del consiglio, sì, ma l'ho risposta esattamente, lo introdurremo nel regolamento di formazione. Sì, cioè, chiedevamo, siccome sia il consiglio i membri del CDA della fondazione non percepiscono nessun gettone di precedenza, quindi non pubblichiamo a livello reddituale alcunché nella sezione amministrazione trasparente, visto e considerato che questi corsi possono essere realizzati 200 ore e il corrispettivo della quota di iscrizione è anche 1500. Io ho già risposto, lo dovete codificare. Non si configura come retribuzione comunque. Allora, a mio avviso, seppure si configurasse come una retribuzione, sarebbe una retribuzione dell'attività per la commissione formazione, però il motivo è proprio quello, tu per non configurarlo come una retribuzione del consigliere lo devi codificare a fronte dell'attività svolta in quello specifico caso. D'accordo. Ok. E la tutela sta proprio nel codificarlo e nell'ambito della codificazione di scrivere che quanto sopra non si configura come retribuzione. Okay? Comunque metteremo le slide sul sito al solito e poi come viene lavorato il video su nell'area sul sito tutto ingegnere, nell'area riservata agli ordini, ogni ordine ha delle credenziali che sono state fornite e quindi entrando con le vostre credenziali c'è un'area in cui abbiamo messo anche il materiale per voi. Il complesso nazionale, quello di Roma, qualche mese fa, dove si trova? Non lo so, quelli li deve chiedere alla segreteria. Io saluto e ringrazio tutti quanti, ci vediamo al prossimo incontro. Sì, perché è una commissione. Ci verrei molto volentieri, ma niente di male a dare la